Ed eccoci qua, benvenuti amici miei, al fresco Gianni, siamo al fresco, eh? Benvenuti, benvenuti, buon pomeriggio, come andiamo? Tutto bene caro, tutto bene, vedi, tutto bene ciò che inizia bene Gianni, vero o no? Perché chi inizia bene è a metà dell'opera. Iniziamo già con questa cravatta che va da un lato e quindi chissà, io non lo so, vabbè, ad ogni modo. Eccoci qua amici miei, benvenuti, buon pomeriggio. Ieri sono andato via di qui che erano i miei colleghi erano tutti al telefono. Infatti sono stati prenotati alcuni orologi, tra importanti, importantissimi. Ma soprattutto Gianni, ti ricordi quanti erano? Erano 5 orologi o 4 che avevo messo alla fine, 5 forse. Sì. Alla fine di quei 5 credo ne siano rimasti 2. Chiaramente li abbiamo rimpiazzati con altri orologi, andremo a parlare di orologi novità tra virgolette e andremo a rivedere gli orologi che sono disponibili, amici miei, che abbiamo avuto qualche giorno fa, perché poi c'è un riciclo di orologi veramente incredibile, veramente 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 incredibile. Ma voi sapete come funziona: 080 697 7150 è il numero che dovrete comporre per farci sapere cosa ne pensate, cosa vorreste vedere, cosa vi piacerebbe valutare in questa trasmissione, perché orologi ne abbiamo tanti amici miei, e quindi basterà semplicemente, senza presentarsi, senza lasciare un numero di telefono, ma semplicemente basterà chiedere: hai un Omega, hai un Seiko, hai un Girard Perregaux? Se li abbiamo li metteremo qui e poi sarete voi a decidere se ricontattarci oppure no. È importante, fondamentale, oggi più che mai amici miei, chiamare per i saluti, che sapete che per me sono linfa vitale. Quindi chiamate, scrivete sui social, scrivete su WhatsApp, il mio telefono è qua. Fateci sapere, fateci sentire, no, che ci siete, d'accordo? È dura, caro, è dura perché non sappiamo da dove iniziare. Iniziamo dai saluti. Salutiamo il signor Luca e il signor Osvaldo. Che è il modo migliore per iniziare con i vostri saluti. Luca e Osvaldo, benvenuti, buon pomeriggio. È vero o no? Buon pomeriggio, cari. Buon pomeriggio a voi, nell'attesa che il numero si moltiplichi, è vero o no? Di coloro che ci seguono dai social, da YouTube, da Facebook, siamo veramente ansiosi di sapervi e di sentirvi all'ascolto. Poi un saluto dall'amico Peppino. Peppino, benvenuto. Guarda che meraviglia l'orologio dietro le mie spalle, a parte lo sfondo, no, che ti dà proprio l'impressione del fresco. Presumo che quello dietro le mie spalle sia l'Everest, è vero o no? Perché l'Explorer, amici miei, l'antenato di questo esemplare, divenne famoso al mondo proprio perché accompagnò il team che effettuò la spedizione per salire sin sull'Everest, che scalò l'Everest. Amici miei, da dove iniziamo? Io vi dico la verità, ho una grande novità, ma non so se è il caso di farla vedere adesso o più tardi. Vedo tutti i miei colleghi molto concentrati, questo è sempre un grande piacere. E allora iniziamo subito con un pezzo, signori, un pezzo che io non mi aspettavo di riuscire ad avere, ma che Chiosone Luxury Watches, come al solito, amici miei, meraviglia tutti, me per primo. L'orologio che andrò a presentarvi è uno degli orologi che conosciamo molto bene perché l'abbiamo visto in altre versioni, d'accordo? Ma soprattutto è un orologio che qui non dovrebbe esserci. Perché? Perché abbiamo esaurito tutte le scorte che Lorenz ci ha affidato e abbiamo fatto addirittura a fondo, abbiamo chiesto di inviarci orologi che ci avrebbero dovuto inviare
ottobre-novembre, sapete gli orologi, per Natale, per il periodo natalizio, che insomma vanno di gran lunga in quel periodo. Signori, io vi dico, non ne ho uno, non ne ho 10, ma non ne ho neanche 1000. Allora, gli orologi non sono pochi, ma voi siete molti di più, quindi ricordate che per bloccare un orologio serve soltanto esclusivamente chiamare lo 080-697-7150, lasciare i vostri dati, nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, e poi avete fatto già più di metà dell'opera, ok Gianni? Fra un'ora, due ore, al più tardi domani, mi puoi chiamare e dire guarda, non sono più interessato, ma se l'orologio piace e il prezzo non è un problema, a prescindere da quello che sia il costo dell'orologio stesso, amici miei, è conveniente prenotare l'orologio, d'accordo? Se il prezzo non è un problema e se l'orologio piace per davvero. E allora, gentili, quando il mio caro Gianni sarà pronto, io vi mostrerò un grande orologio realizzato in maniera straordinaria. Ripeto, i dati tecnici, la qualità, la maison, il modello stesso lo conoscete molto bene, non conoscete probabilmente questa configurazione. È una novità assoluta. Quindi, 3, 2, 1, vai! Ed eccolo qua. Eccolo qua, questo meraviglioso, straordinario Lorenz doppia iniezione New Generation. Il nuovissimo doppia iniezione. Un saluto dal signor Mario da Napoli. Mario da Napoli, benvenuto, buon pomeriggio. Sono molto molto felice che abbia ricevuto il Lorenz e che è soddisfatto. Mario, grazie mille per questa sua telefonata. Signori, parliamo del Black and Grey. Black and Grey. Meraviglioso esemplare di Lorenz, doppia iniezione. Cassa in acciaio con trattamento PVD, anche sulla ghiera, vedete? Lunetta ceramica high-tech, indici geometrici di una luminescenza, di una fluorescenza straordinaria, così come le lancette, guarda che meraviglia. Datario retro con scatto rapido e lente magnificatrice, la grande corona, the big crown, marcata Lorenz. Parliamo di corona di carica triplock. Persino la fibra d'ardiglione, signori, vedete, è tutta nero, è tutta nera PVD, acciaio nero PVD, marcata Lorenz, guarda che meraviglia. Cinturino in caucciù di straordinaria qualità, tutto logotipato Lorenz, guardate che meraviglia, tutto logotipato Lorenz, questo serve per far traspirare la pelle una volta indossato, amici miei, non è solo una trovata pubblicitaria, ma evidentemente ha una funzione tecnica straordinaria. Questo vuol dire Lorenz, vuol dire grande attenzione a coloro che amano il mondo dei diver, qui siamo su un professionale, scritta rossa, vedete, doppia iniezione, con vetro zaffiro, scatto rapido, antiriflesso e antigraffio. 100 metri di profondità, automatico, guarda che meraviglia. L'orologio è nuovo, scatole garanzia. Lo acquisterete evidentemente, amici miei, da Chiossone Luxury Watches, che è onorata di essere concessionaria ufficiale di questa grande maison. Maison straordinaria, che nasce in Italia in via Monte Napoleone, a Milano, e che nella fine degli anni 50 diventa Swiss Made. E lì, amici miei, l'ascesa di Lorenz è sotto gli occhi di tutti, perché nel 1960 vince il premio Compasso d'Oro e si ripeterà ancora nel 2008. Vanta straordinarie collaborazioni dove viene chiamata in causa da maison più altisonanti, più conosciute, più longeve, proprio perché Lorenz sui diver, amici miei, non ha da imparare niente da nessuno. E il prodotto, la qualità dei suoi orologi lo si evince chiaramente. Guardate il fondello con la tartaruga marina, tutto numerato e acciaio, amico mio, acciaio, tutto acciaio, black and grey, doppia iniezione, clamoroso. Il prezzo? Il prezzo è ridicolo, amici miei. Il prezzo è ridicolo. 319 euro. 319 euro per questo splendido e meraviglioso esemplare di casa Lorenz, davvero, davvero da non perdere. Doppia iniezione, cassa in acciaio PVD, lunetta Cerachrome, ceramica high-tech. Vi ricordo, gentili, che questo modello nasceva
con una lunetta smaltata sovrastata dal vetro zaffiro. Aveva un bel effetto, ma non era abbastanza robusto per gli standard di Lawrence. Quindi quest'anno Lawrence decide di migliorare in maniera davvero, Gianni, sostanziale questo suo esemplare che già andava fortissimo, e quindi sostituisce la lunetta smaltata con la ceramica high-tech. A quel punto, Gianni, ci aspettavamo almeno un centinaio di euro in più sul listino ufficiale. Invece no, amici miei, ha mantenuto lo stesso prezzo. Ha mantenuto lo stesso prezzo persino con il trattamento PVD, con questo cinturino bicolore straordinario in caucciù di grande livello e qualità. Lawrence doppia iniezione, signori, 319 euro. 319 euro vuol dire prezzo all inclusive. Nel momento in cui andrete a pagare l'orologio con carta di credito, bancomat, banco posta, con qualunque oggetto voi vogliate, no? In qualunque modalità, oppure con bonifico, quindi pagamento a distanza, va bene? Lo pagherete non un euro di più, quindi 319 euro. Se invece preferite riceverlo e pagarlo con contrassegno, e allora dovrete aggiungere soltanto 15 euro alle spese di spedizione, quindi 3,19 più 15, ovvero 3,34. Ok? Puoi decidere tu se pagarlo 3,19 o 3,34. In entrambi i casi stai acquistando un grande orologio e non lo stai pagando, perché la storia, la qualità di Lawrence, amici miei, vale molto, molto di più. Movimento meccanico a carica automatica. In visione, in conferma dal signor Luigi. Luigi, benvenuto, il primo ad approfittare di questa grande opportunità. Parliamo di un Lawrence doppia iniezione, 100 metri di profondità, scritta rossa, come vi dicevo, corona di carica trip lock, vedete, nella prima posizione semplicemente svitandolo si passa alla carica manuale, ma l'orologio vanta la sua carica automatica, è vero o no? Però siccome l'orologio è molto scarico in quanto nuovo, andremo prima di tutto a caricarlo un po', vedete? Nel primo scatto, quello intermedio, avremo lo scatto rapido della data, vedete? E poi la regolazione, chiaramente, dell'ora nell'ultimo scatto. 080-697-7150, signori, vedo già e tutti i miei colleghi impegnati al telefono. Voi, se non vi rispondono, continuate a chiamare finché qualcuno vi risponderà. E alla fine di tutto poi basta premere e avvitare. Io adesso con la sinistra sono un po' impedito, ma vedete, persino con la sinistra sono riuscito perfettamente ad arrivare a fine corsa, perché l'orologio conservi i 100 metri di profondità. Guarda che meraviglia, Lawrence doppia iniezione. Il diametro certamente sì, è 42 mm, una bella e straordinaria vestibilità. Certo che te lo faccio vedere indossato, caro. Certo che te lo mostro indossato. Doppia iniezione Lawrence, nuovo scatola e garanzia. 319 euro, direttore. Il prezzo di questo Lawrence doppia iniezione è di soltanto 300... Angelo, scusami, due Lawrence sono in conferma dal signor Franco da Fiumicino. Grazie mille Franco da Fiumicino, benvenuto. Guarda qua che meraviglia. Un professionale vero, autentico. Signori, chi vi parla è colui che, grazie a questa azienda, ha la possibilità di offrirvi Audemars, Vacheron, Rolex, Breguet, Tudor. E chi più ne ha più ne metta. Non potevamo rischiare, amici miei, di trovare un prodotto che avesse, sì, un basso costo, Gianni, ma anche un basso livello. Qui di basso c'è solo il prezzo. Il resto è tutto molto, molto elevato. Del resto la storia di Lawrence parla da sé. Guarda che meraviglia. 080-697-7150, ripeto amici miei, se non vi rispondono al telefono continuate a chiamare finché qualcuno vi risponderà. Confermato un altro Lawrence in visione dal signor Alberto. Alberto, complimenti e benvenuto, ma siete ancora, signori, siete ancora pochi. Un orologio veramente clamoroso, guarda, un total black, dammi la pezzolina che ci ho messo già le mie ditata e questo non va bene. Senti la ghiera, caro. Lo senti questa musica? Questo suono meccanico? Questa è la ghiera, chiaramente unidirezionale per i tempi di risalita. Senti che musica. Signori, non sono orologini e orologetti, sono orologi seri, sono professionali
e sono provenienti da una delle maison più elevata per quanto riguarda la produzione dei grandi, grandi diver. Il prezzo è speciale, amico mio. Se vuoi, puoi prenderne due, perché da un minimo di 500 euro potrai accedere anche a un finanziamento con comodissime rate. Non devi pensare a nulla, pensiamo a tutto noi. Confermato dal signor Cristoforo. Grazie Cristoforo, complimenti anche a lei. Guarda che meraviglia. Doppia iniezione. Black and Grey. Mamma mia. Guarda che cos'è. Bellissimo, signori. Veramente un grande orologio. E poi la tartaruga marina incisa su questo fondello in acciaio. Simbolo di lunga vita e grande profondità. Numerato e tutto acciaio, amici miei. Non lamierino, plastica, bioplastica e tutte le chiacchiere che sentiamo oggi. Parliamo di un automatico serio. Parliamo di un automatico in acciaio, con un cinturino in caucciù di davvero rilevante bellezza. E allora, non aspettare di sentirti dire non ce n'è più, Non aspettare di sentirti dire non gesè più nulla. Li hai persi tutti, ma Chiossone Luxury Watches ha riservato per te il meglio. Il meglio. 42 mm, movimento meccanico a carica automatica, doppia iniezione straordinario. Signori, io vi dico solo questo. Abbiamo perso, molti di voi hanno perso il blu e nero, hanno perso il nero verde. Che altra colorazione c'era, direttore? Insomma, li avete persi tutti, con quadrante chiaro, quello il Luminor, li avete persi tutti. Sapete per quale motivo? Per non alzare la cornetta e chiamare lo 080-97-7150 semplicemente dicendo ok, mettimelo da parte. Perché dice tanti ce n'è, tanto ce n'è, è vero o no, direttore? Oggi io posso offrirti questo Lorenz, un paio di Maserati e sono finiti tutti. Di Lorenz in particolare non abbiamo più un doppia iniezione. Confermate altri due Lorenz dal signor Giovanni. Grazie mille Giovanni. Non abbiamo più un Medusa, non abbiamo più un Abyss, un Amered, non abbiamo più i mille metri e non arrivano più, amici miei. Per il momento, per quest'anno, credo davvero che non riusciremo più a mostrarvi null'altro. Quindi, gentili, io vi dico questo, sono felice, ma devo andare via, voi lo sapete, io devo mostrarvi ancora tanti orologi. Però vi dico questo, se l'orologio vi piace, il prezzo non è un problema, bloccate l'orologio. Bloccare l'orologio non vuol dire comprarlo, anche se parliamo di queste cifre. E poi, una cosa importante, direttore, è che anche a queste cifre avrai e godrai del soddisfatto rimborsato. Ciò vale a dire che l'orologio ti arriva a casa, tu lo metti al polso, non ti piace, dici mamma mia quanto è brutto, me lo mandi indietro, senza problemi. Lo facciamo su orologi da 20.000, lo facciamo anche su orologi che costano relativamente poco. Andiamo a vedere ancora una volta, poi devo andare via, dai. Mi dicono di bloccarmi perché non sappiamo quanti ce n'è ancora. Ce n'è tanti, amici miei, ma non tantissimi. E non quanti siete voi, d'accordo? Quindi molti di voi rimarranno sguarniti, rimarranno sforniti di questo orologio. 080-697-7150, continuate così. Lorenz, doppia iniezione, straordinario, 100 metri di profondità. Movimento meccanico a carica automatica. Lorenz, meraviglia, ok? Tutto acciaio, amico mio. Acciaio PVD, un total black davvero di rara, rara bellezza. E poi questo cinturino, guarda questo cinturino che cos'è. Tutto logotipato affinché l'orologio sia analergico e traspirante, vedete? Ripeto, la qualità di questo cinturino dovreste toccarla con mano. Io che ho avuto la fortuna di toccare il cinturino del Patek per quanto riguarda l'Aquanaut, anziché dell'Offshore per quanto riguarda Audemars, oppure i due cinturini in caucciù Oyster Flex per il Daytona testa oro o per lo York Master testa oro. Signori, questo cinturino in caucciù è di qualità immensa. Qualità superlativa. Parliamo di soltanto 319 euro, amici miei, non perdete questa grande opportunità. Non perdete questa grande opportunità. Lorenz, nuovo, scatole garanzia. Garanzia da attivare da Chiossone Luxury Watches. Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Ok? Ok, direttore, ok. Va bene, mi tolgo. Va bene. Lo tolgo dalle immagini. Va bene, d'accordo. Mi dice qua già c'è due, tre. Allora, signori, non so. Quello che so è che vorrei davvero provare a offrirvi il top e per me quel Lorenz è davvero, per il rapporto qualità-prezzo si intende, per il rapporto qualità-prezzo davvero faccio fatica. Parliamoci chiaro signori, scusami caro, un orologio così, voi lo vedete, d'accordo? Senza le mie parole, io vi dico fate voi il prezzo,
Ma davvero, davvero pensate che qualcuno di voi possa offrirmi 319 euro? Qui mancano 1000 euro all'appello. Ciò vale a dire che se io lo proponessi a 1320 euro, 1350, non ruberei niente a nessuno, perché la qualità è un movimento NH, uno dei più usati dagli orologi di grande livello. Ok? Automatico, ceramica, acciaio PVD, caucciù di straordinaria qualità, anallergico, traspirante, vetro zaffiro antigraffio antiriflesso, cioè un orologio, vedete amici miei, ci sono dei cloni, adesso sono in voga i cloni, i super cloni, che non sono nient'altro che dei beceri falsi, va bene, dei beceri falsi, sono quelli oggi che ci fanno fare delle figure magrine, Gianni, delle figure veramente... Perché? Perché poi quando dici fammi vedere l'orologio, no guarda, come no? Perché lo sai che vai in giro con un falso, ok? Io ti offro un orologio che ha la sua storia, che ha la sua qualità, che è stato premiato due volte col premio Compasso d'Oro 1960 e 2008. Cioè, ripeto, spendete meno, avete più qualità e avete la possibilità di fare un buonissimo acquisto e di fare bella figura, perché quando uno ti dice... Ma che orologio è questo? Questo è un Lorenz. Se non lo conosce, glielo farai vedere e dirà, ma quanto l'hai pagato? A 320 euro, amici miei, 319 per essere precisi, ti dirà, oh, lo sai che hai comprato veramente bene. Confermati altri due Lorenz dal signor Carlo. Carlo, benvenuto. E da chi hai comprato? Da Chiossone Luxury Watches. E allora, fallo vedere e poi devo andare via, sì. 40, l'ho detto, direttore, 42 mm, 100 metri di profondità. Orologio da non perdere. E partiamo Gianni con il resto della rubrica. Non potevo iniziare con un orologio diverso. Vai. Guardate qua. Splendido GMT Master 2. Signori, un tripudio e un concentrato, Gianni, di rarità. Voi sapete quante volte al giorno io ripeto la stessa frase. La qualità senza rarità, Gianni, è nulla. Qui, signori, questo orologio rappresenta il collezionismo. Rappresenta la passione e il collezionismo non solo per Rolex ma per l'alta orologeria. Perché, gentili? Perché qui abbiamo un GMT Master 2 Pepsi, sticky dial innanzitutto. Sapete, il numero 2 romano privo delle stanghette orizzontali. E poi, Gianni, cassa senza fori, altra particolarità. E poi, Gianni, particolarità e miglioria, se vogliamo, no? E poi, soprattutto, amici miei, calibro 3186. Confermato un altro Lorenz dal signor Edoardo. Grazie mille, caro tesoro. Fai così, cerca di non prenderne più di quelli che abbiamo, perché credo che fra poco vi dirò, signori, che non ce n'è più e di non chiamare più su quell'orologio. Parlo di quel Lorenz. Ad ogni modo, qui c'è un GMT Master 2 straordinario, un GMT Master 2 meraviglioso, dicevo, calibro 3186. Per chi non è tanto avvezzo ai numeri, Gianni, il calibro 3186, per intenderci, è lo stesso calibro che monta il GMT, il primo GMT Master 2 Batman. Quindi abbiamo un GMT transizionale, rarissimo e di grande bellezza. Lo stato di conservazione è pressoché perfetto e il prezzo, signori, è invitantissimo. Valore di mercato 24-25 mila euro, davvero oggi non bastano, di fronte a un esemplare di questo livello. Noi lo abbiamo a un prezzo veramente, veramente molto, molto vantaggioso. Veramente molto, molto vantaggioso. GMT Master 2 straordinario. Era il modo più bello per... Sì, te lo faccio rivedere, caro. Però, Gianni, il direttore mi ha detto di andare avanti, eh. Però facciamolo rivedere per un gentile amico. Facciamolo rivedere un attimo. Eccolo qua, il Lorenz doppia iniezione, amici miei. 42 mm, Total Black. Total Black, cassa in PVD. Che meraviglia. Straordinario, con questi indici geometrici fluorescenti di notte, questo è straordinario, Gianni, si illumina d'immenso, eh? Scritta rossa, Professional Diver Lorenz, doppia iniezione a soltanto 319 euro, hai ragione direttore, hai ragione, me l'ha detto di toglierlo, io lo sto rimettendo, non voglio mettere in difficoltà i miei colleghi che sono lì pronti davvero a effettuare le vostre prenotazioni, amici miei, mi raccomando, non arrivate tardi.
non arrivate tardi. GMT Master 2 Sticky Dial calibro 3186, vuol dire un nuovo corso per quanto riguarda Rolex. Parliamo di paracon bleu, parliamo di spirale in silicio, parliamo di un orologio completamente rimaneggiato, Gianni, e portato a un livello altissimo con l'estetica più bella del mondo, con quell'estetica vintage veramente, veramente da non perdere. E salutiamo anche il signor Giampiero. Giampiero, benvenuto, buon pomeriggio. E un saluto, Angelo, scusami, dall'amico Mario, e conferma un Lorenz. Grazie mille Mario, benvenuto anche a lei, buon pomeriggio. Signori, mi sa che davvero mi devo fermare su quei Lorenz. Direttore, io l'ho già tolto dalla visione, non te la prendere con me. Effettueranno la conta, questo mi fa molto molto piacere, però signori, mi dispiacerà per coloro che sono arrivati tardi, fin quando, amici miei, non vi dico che non ce n'è più, voi chiamate, chiedete, mettete da parte. 080 697 7150, non perdete questa grande opportunità. Intanto il GMT, che è tra i più rari orologi che abbia mai avuto, forse ne ho avuti due, a esagerare tre, ma credo che due sia il numero esatto e che questo sia il terzo. Calibro 3186, meraviglia delle meraviglie. Un'altra novità? Eccola qui. Questa non è una novità, signori. La novità in realtà è il fatto di avere un Sea-Dweller. Un Sea-Dweller 5 cifre, 16600, a soltanto 11.800 euro. E la novità è vederlo ancora qua. Credetemi, per quanto io vi stimi, per quanto io conosca la vostra ambizione di grandi collezionisti, vedere questo Sea-Dweller ancora disponibile mi fa veramente meraviglia. Mi fa veramente meraviglia. E poi, eccolo qui l'altro, l'Explorer 2, 16570. Signori, parliamo di Rolex 5 cifre. Parliamo di Rolex 5 cifre, guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Explorer 2 straordinario. Explorer 2 clamoroso, 16570. Straordinario Explorer 2. Gianni, 319 euro costa quel doppia iniezione. Non me ne fa parlare più, perché poi Gianfranco mi toglie il microfono, per cortesia. Allora, signori, prezzo speciale per questo Explorer 2 16570, 8.990. Per quanto riguarda il Sea-Dweller, 11.800. Questi due, signori, facevano parte appunto di quei 5 super orologi che vi avevo selezionato ieri. Non c'è più il Cartier-Pacha, non c'è più il Turnograph, non c'è più... l'altro orologio era, Gianni, l'Omega Speedmaster Moonwatch, il Legendary Edition. Ma qui, signori, avete due Rolex 5 cifre, passione, qualità, rarità, per innalzare qualunque livello collezionistico, per arricchirlo, per innalzarlo, per servirvi, gentili. Guardate che meraviglia. Poi, vuoi una novità? Gianni, vuoi una novità? Eccolo qui. Farò vedere, please. Sub Cerachrome 40 mm. Appena arrivato, ha passato i 7 controlli di qualità. Signori, parliamo di un 2018, quindi freschissimo. Ancora in garanzia sino all'anno prossimo, sino al 2023, dico bene Gianni? Ma garanzia a vita per quanto riguarda autenticità e lecita provenienza da Chiossone Luxury Watches. Signori, Submariner 40 mm in lunetta ceramica, da non perdere. Da non perdere. E ne abbiamo un altro, Gianni. Allora, questo Submariner è un 6 cifre, va bene? È un 116-610 LN, come lo chiamo io, un 6 cifre letterato, d'accordo? Lunetta nera, scatola garanzia ufficiale, 40 mm,
ancora col calibro 31-35 e costa 14.790 euro. 14.790, vedete signori, vedete. Questo orologio è fuori produzione da agosto 2020, dico bene caro? Da, fino al 31 agosto 2020 ufficialmente era ancora in produzione. In realtà non lo producevano già da un anno e mezzo, ma ufficialmente è uscito dal listino di Rolex al 31 di agosto 2020. Oggi ci vuole praticamente il doppio di quello che costava. Siamo sui 15-16 mila, io lo propongo a 14.790. Capite perché il Sea Dweller a 11.8 dovreste rubarmelo dalle mani? Perché è antecedente a questo. Perché se vogliamo ha fatto più storia di questo. 11.800 euro per questo Sea Dweller meraviglioso. E poi rivediamo l'Explorer, perché le sorprese non sono finite, caro. Le sorprese non sono per niente finite. Rivediamo questo meraviglioso Explorer a 8.990, rimani in onda, grazie. E aggiungiamo un'altra tanica di benzina, Gianni, per i grandi appassionati, perché si accendino i loro animi, le loro emozioni. Guarda che meraviglia. Sua Maestà Sub 16610. 16610. Signori, inno alla grande passione Rolex sono senza dubbio i cinque cifre. Sono senza dubbio i cinque cifre. E ancora, gentili, parliamo di cifre contenutissime. Vedete, io qui ho un maestoso GMT Master 2 Paracon Bleu 3186 smaltato. Un maestoso GMT Master 2. Maestoso. Che costa veramente, veramente niente, ma voi sapete che fosse anche un classico GMT Pepsi, dovremmo parlare già di 15-16 mila. Un Pepsi che abbia queste caratteristiche non lo trovi a meno di 23-24 mila euro, d'accordo? E se lo trovi, perché in tutto il web ne abbiamo trovati quanti, Gianni? 5? 6? 6, vieni qui. 6, signori, tutto il mondo, in tutto il mondo, 6. Non 600, non 60, 6 esemplari. Poi di questi 6 devi vedere dove, perché se sono paesi extra UE, devi pagare il dazio. E quindi c'è una tassa da pagare, amico mio, e costa ancora di più. Devi escludere quei posti dove, amico mio, è più facile che prendi una sola. Lasciatemi questa licenza poetica, no? Che invece è un orologio in gamba, un orologio perfetto. 6 nel mondo. Io ce l'ho qui, pronta consegna. Signori, ve lo offro come fosse un normale GMT Master 2. 16.900 euro. Però vi vorrei mostrare quella che è la differenza. Vedete, se è un orologio così, che oggi davvero va dai 19,5-20 ai 24-25, cosa vuol dire? Vuol dire che un Rolex 5 cifre oggi vale più di un ceramica. Se non di più, siamo sullo stesso livello. Ma vedrete che cosa accadrà. Vedrete cosa accadrà. Ed è accaduto già, Gianni, a quali orologi? Ai 4 cifre, ai 16,75. Ai Bakelite, ai Daytona Paul Newman. È già successo. Quello che io vi esorto a pensare non è il frutto della mia fantasia, ma nient'altro che quello che è già successo a orologi precedenti a questo. Non riesco a centrare la cravatta, ma questo è. Quindi, quando signori vi si presenta, non comprateli da noi, d'accordo? Comprateli da chi volete voi. Ma quando vi si presenta, vai Gianni, un Submariner, no, rimani lì, un Submariner smaltato 16610 che non costa meno di 15.000 euro, amico mio, non dovreste farvelo scappare. A prescindere da chi ve lo vende, a prescindere da chi ve lo offre. Io ce l'ho a 11.590. Completo, no, non manca di nulla, completo di scatole e garanzia. Rolex, la garanzia nostra valida per 24 mesi su buon funzionamento e a vita per quanto riguarda autenticità e lecita provenienza. 7 controlli di qualità, doppio test di impermeabilità, orologio garantito dal piccolo perno Gianni al motore che dà vita a questi orologi, quindi al calibro. Garantito, certificato e autenticato da Chiosone Luxury Watches. 11.590, fallo vedere quel sub meraviglioso, quel sub straordinario, 40 mm, calibro tra i più famosi e longevi della storia, il 31-35,
non ha eguali, amico mio, non ha eguali. Clamorosa opportunità a 11.590, sappi che stai prendendo un pezzo di storia di Rolex e di alta orologeria e non lo stai pagando, ma andiamo avanti, perché la stessa identica descrizione la potrò fare, dove vai Gianni? Dall'altro lato. Sull'Explorer 2, vai tranquillo, 16.570, Explorer 2 da non perdere, a 8.990, signori, 8.990 vuol dire costare meno di un date just, 36, Gianni, non 41, perché il 41 oggi mediamente costa il doppio. Lo sapete che oggi per un date just 41 messo bene ci vogliono senza dubbio i 15-16 mila euro a salire. Si arriva anche ai 18-19-20 mila, d'accordo? Acciaio. Io qui un day just a 13.950, un 41 mm, che dovreste rubarmelo dalle mani perché lo proponiamo una cifra veramente, veramente vantaggiosissima, d'accordo? Ma questo Explorer 2 a 8.990, signori, completo di scatto, non manca, direttore, non manca di nulla. Fallo vedere, please. 40, in perfetto stato di conservazione, condizioni 10-10. Condizioni 10-10. Al più attento ed esigente di voi, signori, un grande orologio, 16.570. Guarda, vedete i dettagli, signori, gli spigoli. Nonostante ci siano le pellicole protettive, io sento gli spigoli dell'acciaio. E poi la corona, vedete? La corona è ben delineata. Questo è simbolo, Gianni, sintomo di un orologio che non è stato restaurato, ma è stato conservato come Dio comanda. Ed è una grande, bella differenza. Il bracciale non ha bisogno di essere rimagliato, il bracciale è bello, rigido e massiccio. L'orologio ha soltanto bisogno di un grande collezionista che a 8.990 me lo rubi dalle mani. Explorer 2, 16.570, ma non ho finito, ho appena iniziato, perché poi, amico mio, c'è un'altra grande opportunità. 1.220 metri di profondità, 1.220 metri di profondità, parliamo del Super Sea Dweller. Anche qui, signori, pardonne-moi. Vi ricordo che da un minimo di 500 euro, un massimo di 30.000 euro, potrete accedere a un clamoroso finanziamento. Comodo, tranquillo e sereno. A prescindere da quello che sia la tua forza d'acquisto, il tuo potere d'acquisto, d'accordo? Io vi offro la possibilità di avere l'orologio al polso e i soldini sempre in tasca. Per ogni evenienza, per ogni urgenza, ma soprattutto per un'altra occasione, no? Avere disponibilità sempre addosso e vantare il valore del tuo orologio al tuo polso. Superati i 5.000 puoi anche accedere a operazione extra valore, che vuol dire, Gianni? Vuol dire avere la possibilità di dilazionare gli importi in 6 rate a tasso zero. Chiedi al nostro centralino come è possibile. 080-697-7150. Chiossone Luxury Watches. Falli vedere tutti, Gianni. 5 cifre meraviglia. Io se avessi un negozio di orologeria, amici miei, lo chiamerei così. Lo chiamerei 5 cifre. Lo chiamerei 5 cifre. Perché, vedete signori, per le produzioni precedenti, ci sono venditori specializzati, giusto Gianni, settoriali, che vendono, non vendono né questi né ceramica, vendono solo esclusivamente i vintage, no? E i vintage come vengono chiamati, no? Vengono chiamati 4 cifre, oppure Gianni, vetroplex, per indicare un periodo, no? Antecedente. Vetroplex, vintage, 4 cifre. Io se avessi un negozio di alta orologeria lo chiamerei 5, come si dice cifre in inglese, Gianni? Lo chiamerei in italiano 5 cifre. E vi dico la verità, gentili, benché probabilmente più semplice guadagnare sui ceramica,
perché sono sponsorizzati, perché sono conosciuti, ci sono i testimonial, quando guardi, che ne so, un'intervista a uno sportivo di gran fama, lo vedi con l'orologio attuale, chiaramente. Poi ci sono quelli che, no, che sanno che cosa devono fare e poi inizi a vedere, no, da là te ne accorgi, inizi a vedere i Paul Newman al polso, no? E allora ti rendi conto che quello lì non è uno che compra gli orologi alla moda, ma che sa riconoscere quali sono i pezzi che hanno fatto e che fanno la storia. Io mi baserei su questi orologi. Io, se avessi un'attività atta a vendere gli orologi, mi baserei solo su questi. Certo, si fa più fatica a trovarli, certo, devi anche un attimino, no, spiegare quella che è l'importanza dei Rolex 5 cifre, però, amici miei, io sarei soddisfatto, i nostri clienti, i miei clienti sarebbero veramente, veramente, difatti, amici miei, da lontano 2007 che questa azienda vende orologi, ha iniziato con questi orologi qui, ha iniziato con questi orologi qui 15 anni fa, i nostri clienti più attaccati a noi sono coloro che hanno comprato i GMT a 4.000, 4.500, i Submariner a 3.800, a 4.000, i Daytona a 7.700, 7.800, 8.000 euro, gli Explorer 2 a 2.900 euro. Poi vuoi il ceramica, io ho un 40 mm meraviglioso di Sub, ho un Deep Sea, ho un Daytona, credo di avere ancora un Root Beer, un Pepsi Ceraclon. Andiamo a vedere gli orologi, please. E intanto, amici miei, sono tutti al telefono. Li vedo tutti al telefono, ma non mi dicono nulla. Sono quattro, amici miei. Sono quattro grandi orologi. Sono grandi cinque cifre. Submariner 16610. GMT 16710, Sea Dweller 16600 e poi Explorer 2 16570. Signori, l'Explorer 2 è davvero, è per me assurdo doverne parlare a 8.990. Chiedessi gli 11 e mezzo ancora, amici miei, sarei stupito, ma potrei anche comprendere. Signori, ha soltanto 8.990, completo di scatole e garanzia, quel 16.7, cosa? Il Dayjust, quale? Quello bianco, eccolo qua. Quello bianco lo facciamo vedere subito, è 41 mm, orologio del 2017, scatole e garanzia ufficiale Rolex, 126.334 è la referenza, la nostra richiesta è di 13.950, facciamolo vedere, please. Eccolo qua, 41 mm, 13.950, chiedo scusa, 13.950 euro per questo Dayjust 41, signori, siamo partiti veramente, veramente a razzo, siamo partiti a missile, grazie mille a tutti quanti voi, grazie davvero, 13.950, Dayjust bianco, 41 mm, 13.950, ma andiamo a vedere. Sì, poi se l'amico vorrà farci sentire cosa ne pensa, io sono qua, ma se vuole un 16610, un Sea Dweller, un Explorer, costano tutti meno di questo GMT, di questo Dayjust, scusatemi. Costano, questi tre esemplari costano non meno, ma molto, molto meno di questo Dayjust 41. Di 36 oggi, di 36 poi posso offrirti, se vuoi, questo acciaio e oro meraviglioso, Dayjust, acciaio e oro rosa, pensate un po', a 12.000 euro, 12.000 euro, Dayjust, quadrante bianco, indici romani applicati in oro, sfere in oro, ghiera in oro massiccio rosa e acciaio satinato con inserti in oro rosa, 12.000 euro,
Quale? L'Explorer 2? Eccolo qua. Eccolo qua, l'Explorer 2, eccolo qui. 16570, signori. Parliamo di 5 cifre veramente. Questo ha lo stesso calibro del GMT. Questo ha lo stesso calibro del GMT, quello classico, cioè il 3185, quindi un doppio fuso orario con le 24 ore sulla ghiera fissa in acciaio. Explorer 2. Explorer 2. Condizioni speciali e puoi pagarlo anche niente al mese. Puoi pagarlo anche niente al mese. Guarda che meraviglia. 16570. Signori, se non vi rispondono al telefono, continuate a chiamare finché qualcuno vi risponderà. Continuate a chiamare finché qualcuno vi risponderà. Siamo davvero molto, molto felici di essere qui con voi e di avere un pubblico straordinariamente clamoroso. Tutti al telefono! Mi fa impazzire, signori. Mi fa davvero impazzire. Guarda che meraviglia. Non fare in tempo a chiudere che subito rispondano agli altri. Amici miei, voi, se non vi rispondo al telefono, continuate a chiamare finché qualcuno vi risponderà. 8.990. Prego? La riunione. Tanti complimenti e un saluto dal nostro amico Antonio. Come si chiama il signore, scusa? Antonio. Ma Antonio è quel signore che ha preso quel GMT meraviglioso. Ma quale ha preso lui, il Coke? Il Coke Fat Lady? Allora, amico mio, intanto mi perdoni se mi permetto di chiamarla amico, ma chi compra quegli orologi è amico mio. Chi compra quegli orologi è amico mio. Chi si rivolge a questa fetta di orologi, sono davvero sicuro che si rivolge a questi orologi in primis per la passione che ha verso questo mondo. In un secondo momento poi c'è anche un riscontro economico che, siccome non parliamo di 400-500 euro, ci deve essere. Ok? Gentile, questo Pepsi è completamente l'alter ego di quel suo Coke. E averli entrambi, io credo che a questo punto avere questi due GMT, quello che le manca, non so se ce l'ha già, mi perdoni se ce l'ha già, ma quello che le mancherebbe per concludere completamente il discorso collezionistico di questi anni è un Daytona Zenith. Dopodiché, dopo anche, cioè tutto quello che io le presenterò sarà comunque meno importante, Antonio, sarà comunque meno importante di quello che lei ha già in collezione. Per cui faccia il suo gioco, ma lo faccia, io dovrei dire in fretta, no? Io dico sempre così, qui, come posso dire, la fretta, io vorrei poter far questo, potrei prendere l'orologio, metterlo da parte e dire, quando lei ha ricevuto l'orologio, mi faccia un colpo di telefono, mi dica cosa ne pensa di quell'orologio che lei ha ricevuto e poi le mando direttamente l'altro, ma non posso farlo. Quello che posso fare è, amico mio, bloccarle l'orologio se lei mi consente, dice, Angelo, me lo metta da parte. Va bene, io non posso perché abbiamo una questione di tempistica che non ci permette evidentemente di bloccare orologi così, però ripeto, sono molto felice intanto di saperla all'ascolto. Quello è un GMT che farebbe veramente coppia, una coppia straordinaria con il suo Coke, è vero o no? Andiamo a vedere intanto l'Explorer 2. Intanto, Angelo, un saluto e tanti complimenti dal signor Massimiliano da Palermo. Massimiliano dalla splendida Palermo. Ottima scelta, Massimiliano. Ottima scelta, Massimiliano. Allora, amici miei, Explorer 2, 8.990. Poi, rivediamo il Dayjust acciaio oro rosa.
a 12.000 euro e poi il Dejas 41, amici miei, 13.950 e poi ritorniamo su quei professionali che io adoro, su quei professionali che io amo, su quei professionali che io vi consiglio mettendoci la faccia. Super Rolex Sea Dweller 16.600, scatole garanzia a 11.800, a 11.800 euro e poi Gianni. E poi Sub 16610 a un prezzo veramente, veramente ridicolo. A un prezzo veramente, veramente ridicolo. Tesoro, io non li sto facendo. Allora, direttore, non iniziamo. Io non li ho più fatti vedere. Poi qui continuano ad arrivare prenotazioni per i Lorenz. Tesoro, però non è colpa mia. Non è colpa mia, è vero o no? Quale? Ceramica? Allora, al momento disponibili qui, in studio, posso offrirti questo Sub 116-610 LN. Tesoro, rispondete al telefono, invece di star lì a parlare tra di voi, rispondete al telefono, per favore. Allora, vediamo, Sub ceramica, 40 mm. Veramente, guarda. Submariner Ceracrom 40 mm e Sea Dweller Deep Sea Deep Blue, falli vedere Gianni. Poi ripeto, se volete dovrei ancora avere disponibile il Daytona Ceramica, il Pepsi Ceramica e il Root Beer Ceramica, d'accordo? E se fosse all'ascolto quel signore che qualche giorno fa mi ha chiamato per chiedermi informazioni su quell'occhio di tigre, amico mio, ce l'abbiamo, chiami perché glielo facciamo vedere, eh? Confermati altri due Lorenz, Angelo, dal signor Gaetano. Gaetano, benvenuto. Mi fai vedere, Gianni, per cortesia, dall'altro lato, i due orologi appena inseriti, cioè il Sub Ceramica e il Deep Sea Ceramica. Quale? Ma è l'amico Antonio? Il signor Massimo, dovessi ripresentarlo, il Pepsi. Allora, Massimo, è questo quello che intendevo, no? Sono orologi da non perdere, amici miei, sono orologi da non perdere. Io ripeto, questo è il terzo che ho da 15 anni, esattamente come quel Pepsi che abbiamo venduto, quel Coke, scusami, che abbiamo venduto ad Antonio, che praticamente ne erano davvero tre. Mamma mia, che meraviglia. Vabbè, dicevo, come ha detto che si chiama l'amico? Massimo? Credo Massimo. Non me ne voglia, amico mio, se ho sbagliato il nome, ma questo mi succede anche di persona. Quindi, quindi allora, abbiamo detto Sticky Dial, vedete? Buonasera. Cassa senza fori. Calibro 3186. Calibro 3186 vuol dire lo stesso calibro del GMT Master 2 Batman. Visto che siamo su cliente, abbiamo tutti i suoi dati. Paracon bleu. Paracon bleu. Spirale in silicio. Abbiamo il cuore che pulsa di ultima generazione e l'estetica, amici miei, la più bella del mondo. Pepsi straordinario. Rolex 5 cifre clamoroso. Ma andiamo a vedere anche il Sea Dweller, certamente sì, il Deep Sea, eccolo qua, 44 mm, amico mio. Valvola di sfogo per Lelio, 3.900 metri di profondità, World Guinness Record. E poi, guarda qua, Submariner, Ceracrom 40 mm, ancora calibro 31-85, ancora, scusami, calibro 31-35, calibro 31-35. Submariner Ceracrom 14.790, ok? 14.790 euro per questo Sub Ceramica, ma torniamo sui 5 cifre. Torniamo sui 5 cifre. Torniamo sui 5 cifre. Guarda qua, signori, sono 4.
sono quattro e sono da prendere tutti, ma come ben vi ho spiegato da quando ho avuto la possibilità e l'onore di parlarvi in televisione, ci sono orologi da prendere e orologi da non perdere. Beh, amici miei, questo Explorer 2 è da non perdere a 8.990. Io vorrei essere chiaro, questo è davvero un'operazione irripetibile. 8.990 euro, il Sea-Dweller a 11.800 è un altro orologio da non perdere. E poi questo Sub 16610 e poi questo GMT, signori. Questo GMT fa parte di quegli orologi intoccabili che oggi valgono dai 19-20.000 a salire. Chiosone Luxury Watches ve lo offre a soltanto 16.900 euro. Io ripeto, Massimo, la ringrazio, capisco la sua voglia di pensarci un attimino su, ma siccome è da tanto tempo che faccio questo mestiere, le dico, non ci pensi troppo, perché potrebbe essere veramente, veramente l'ultima volta che vediamo questo esemplare. Io, signori, il mese scorso, 20 giorni fa, e poc'anzi ha chiamato un signore, Antonio, al quale mando i saluti, rimando i saluti, né testimone, abbiamo venduto o 4 o 5 GMT smaltati, uno più bello e importante dell'altro, a cifre importanti, e sono durati veramente poco, d'accordo? Per cui lo dico a Massimo, lo dico ad Antonio, lo dico a tutti quanti voi, se avete intenzione di prendere un orologio serio, importante, ma soprattutto molto molto raro, e con gli orologi, soprattutto con i Rolex, amici miei, parliamoci diciamoci la verità, no? Parliamoci chiaro, soprattutto con i Rolex, non sono così rari, no? Basta mettere la referenza 16710 o 16610, ci accorgeremo che, amici miei, non ce n'è pochi, d'accordo? Però, quando un orologio arriva ad essere un concentrato di dettagli che lo rendono quasi unico, che fanno sì che questo orologio rasenti l'unicità, paro del Pepsi, sticky dial, con calibro del Batman, amici miei, con calibro 31-86, di un transizionale vero, di un transizionale serio. Beh, queste sono quelle cose che non sono da perdere. Ecco la differenza da prendere a non perdere. Andiamo a... quale? Il Dayjust? Tesoro è qua. Tesoro è qua. Ho sbagliato lato, scusami Gianni. Eccolo qua. Dayjust 41 mm. Dayjust 41 mm, guarda che meraviglia. Quadrante bianco, ghiera in oro bianco, indici geometrici, lancetta in oro bianco, coroncina in oro bianco. La ghiera, vedete signori, tutta zigrinata, ma è un disco in oro massiccio 18 carati che serve proprio a serrare questo vetro zaffiro antiriflesso e antigraffio che lo rendono quasi un professionale, no Gianni? 100 metri di profondità, certificato COSC, datare ore 3 con scatto rapido e lente magnificatrice, 41 mm, bracciale Jubilee, completo di scatole garanzia, 13.950. Allora posso, direttore? Me lo devi... No, caro, me lo devi dire tu. Se io posso, perché non voglio mettervi in difficoltà, e soprattutto, no, la verità, non vorrei mai che qualcuno dei nostri clienti, i nostri amici, metta da parte l'orologio, gli diciamo sì, prendiamo i dati e poi non abbiamo l'orologio. Quindi prima di iniziare dimmi se c'è ancora disponibilità. Pochi? Vabbè, ma ce n'è? Pochi, tanti? Sì, e dovessi ripresentarlo per l'amico Ottavio. Allora, intanto, grazie mille. Fermi immagine, please, andiamo a vedere l'orologio per l'amico Ottavio. Signori, parlo di questo orologio straordinario. Intanto metto via i Rolex perché, ripeto, amici miei, sono quegli orologi che non devo insistere assolutamente. Sono orologi clamorosi, orologi straordinari. E salutiamo il signor Giuseppe, che ha prenotato un Lorenz in visione. Animo Gianni, animo, perché sembrava quasi che mi avessi detto che l'orologio l'avesse annullato. Con quel tono di voce un po' così, Gianni, mi hai preoccupato.
dice: signor Giuseppe ha perso l'orologio. Ah, e quello sarebbe il tono giusto, no? Allora, signori, non so quanti ne ho, ma sono sicuro che, no? Abbiamo già accontentato tantissimi di voi. Gli orologi non sono pochi, siete voi che siete moltissimi. Guardate che meraviglia. Parliamo della nuovissima edizione di questo straordinario Lorenz doppia iniezione. Parliamo di un total black, perché la cassa, gentili, questa cassa in acciaio massiccio è tutta lavorata con la tecnica PVD. Vedete? Quindi un total black, quadrante nero, cassa in acciaio nera, lunetta Cerachrome, ceramica high tech, la grande corona, the big crown, marcata Lorenz, e amico mio, parliamo di una corona di carica triplock. Poi il grande fondello, Gianni, serrato a vite, questa grande incisione con il simbolo della tartaruga. Come potete vincere, l'orologio è tutto numerato. Parliamo di acciaio, tutto acciaio, amici miei, parliamo di acciaio vero, non lamierino, parliamo di orologio serio, non un giocattolino, amici miei, anche se il prezzo è tale. E poi potete vincere, se Gianni allargasse un po' l'immagine, vedete, guardate il particolare di questo cinturino, l'interno di questo cinturino è tutto logotipato, perché Lorenz, amici miei, non lascia niente al caso. Quei simboli della Lorenz incisi sul cinturino non sono una trovata pubblicitaria, Gianni, sono una dote tecnica, perché quei simboli incisi nel cinturino in caucciù serviranno a far traspirare la pelle una volta indossato, un po' come fosse un Oyster Flex per Rolex, te capì? Io, signori, qui, oggi per esempio, ho un Hublot con cinturino in caucciù, un Big Bang meraviglioso, che è stata, come posso dire, l'apripista per quanto riguarda l'orologeria di un certo livello con cinturino in gomma. Ma poi sapete che abbiamo avuto Daytona, Yachtmaster con cinturino Oyster Flex, quindi in caucciù, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Royal Oak Offshore. Quindi chi vi parla, amici miei, ha un'esperienza tattile, va bene, non indifferente. Quando voi toccate, Gianni, questo cinturino in caucciù, quando voi sentirete la qualità, la bontà, lo so che non è giusto dire bontà, ma è proprio il termine che mi viene, Gianni, è buono. ti dico la verità, non è la prima volta. Tutte le volte che ho presentato un doppio iniezione toccando il cinturino, non mi viene che grande qualità, come è fatto, mi viene è buono, una qualità ottima, una giusta, Gianni, una sensazione veramente alta ed elevata. Quanto costa? 319 euro, movimento meccanico a carica automatica, 100 metri di profondità, scritta rossa, nuovo, scatola di garanzia, direttore l'ho detto, 42 mm, una splendida vestibilità per questo esemplare che costa 319 euro, nuovo, scatola di garanzia. Amico mio, non è il vecchio modello con lunetta smaltata, è il nuovo modello lunetta Cerachrome. Facciamo un esempio, quanto costava il Submariner 16-110? Nuovo dalla Rolex con lunetta smaltata. Andiamo a vedere quanto costava, Gianni, di più il nuovo modello con lunetta ceramica. Difatti, quando Lorenz ci ha annunciato che avrebbe modificato e migliorato questo esemplare, noi abbiamo detto no, perché di solito le migliorie su un prodotto che va, Gianni, sono sempre no, intanto sono sbagliate, no? Perché squadra che vince non si cambia, Gianni, in primis. Secondo punto, caro Gianni, che cosa succede? Succede che una miglioria poi qualcuno deve pagare, no? E invece Lorenz no, amici miei. Lorenz ci offre una straordinaria miglioria passando dalla lunetta smaltata, d'accordo? In alluminio, alla lunetta in ceramica, ceramica high-tech. High technology. Resistente, luminosa, straordinaria. Allo stesso prezzo, 319 euro, fallo vedere Gianni. Questo è Lorenz, da lontano 1934, nasceva a Milano, in via Monte Napoleone. Confermato dall'amico Ottavio ed è confermato anche un altro Lorenz dall'amico Vittorio. Vittorio, benvenuto. Ottavio, grazie. Milano, 1934, per mano... Lorenz conferma anche dal signor Ubaldo. Ubaldo? Osvaldo, non ho capito. Ubaldo, benvenuto.
doppia iniezione, ripeto, 1934, nasce a Milano per mano del suo maestro orologiaio che ha tanta grande passione, amici miei. E quella passione viene ripagata perché nella fine degli anni 50 il marchio diventa Swiss Made. Si sposta la produzione in Svizzera, Gianni, e subito dopo Lorenz ha il livello che gli compete. Vince due volte il premio Compasso d'Oro, 1960 e 2008, che vedono ripetersi Lorenz nel primo premio. Vantano collaborazioni con Edos, vantano con collaborazioni con importanti maison, perché sui diver Lorenz non ha da imparare da nessuno. Soprattutto la realizzazione di Lorenz, Gianni, di diver di alta qualità a basso costo. Perché, amici miei, se qualcuno di voi stesse pensando a 319 euro, ma che orologio vorrei, no? Che orologio mi manderanno, Gianni? Amici miei, chi vi parla è l'azienda che rappresento in questo momento, è colui che manda a casa vostra i Rolex, gli Audemars Piguet, i Vacheron, i Tudor, i Panerai. E non possiamo minimamente rischiare di fare brutta figura mandando un orologio che costi poco e che abbia un valore basso. Quindi basso c'è solo il prezzo. Se lo apprezzi bene, se non lo apprezzi, amen. Anche perché a 319 euro hai comunque la possibilità del pagamento da effettuare istantaneamente, dove non ci sarà spese di spedizione. Se invece preferisci pagarlo contrassegno, devi aggiungere soltanto 15 euro. E vedete anche qui la serietà da parte di Chiosone Luxury Watches. Io faccio zapping come fate voi. Il minimo che io ho visto per spese di spedizione parte da 39 euro. 39, 49 e addirittura per le isole 59 euro. Da noi, se vuoi pagarlo contrassegno, quindi allo spedizioniere quando te lo portano, soltanto 15 euro. 3,19 più 15 fa 3,34. È confermato dal signor Giuseppe. Se invece vuoi risparmiare quei soldini e lo vuoi pagare 319 euro, puoi pagarlo con bancomat, carta di credito, postpay, bonifico, come meglio credi, e non aggiungerai neanche un centesimo. Direttore, ma tu mi hai chiesto di farlo vedere, mi dice vai avanti, ok, 300, tutto il centralino è bloccato, fallo vedere, mi fanno gestacci. Allora, 42 mm, nuovo, scatole garanzia. Adesso lo tolgo, direttore. Mamma mia, adesso lo tolgo. Fai un fermo, please. Da spendere meno? Guarda, ho questo. Da spendere meno, per carità. Queste rubriche devono essere inclusive. Quindi voi, se avete bisogno, chiamate, chiedete, domandate. Nella peggiore delle ipotesi vi diremo no, non ce la facciamo, non l'abbiamo, ok? Ma voi chiedete, guarda qua, guarda questa maglia, guarda questo bracciale meraviglioso, guarda che cos'è. Acciaio tutto acciaio, B-Compax, Gianni, vedi, B-Compax, datario ore 6, pulsante a spillo a pompa. Parliamo di 42 mm e la nostra richiesta, Gianni, è di soltanto 279 euro. Beh, posso dirti una cosa, costa meno, ma... Pardonne-moi. Ecco, magari questo, che costa meno, costa molto meno ed è molto molto bello. Fallo vedere, Gianni. È un modello che piace molto sia a me che a Gianni, ovvero questo meraviglioso Maserati Epoca. Vedete? Quadrante blu, inserti tutti in oro rosa laminato, pulsante a spillo a pompa, la grande corona, marcato Maserati dappertutto, cinturino pelle, 239 euro. Ecco, 239 euro. E no, tesoro, sai perché? Ti ripeto. Scusami, caro, 239 euro è il modello Epoca, mentre il Maserati Legend, che è un bello orologio, tutto in acciaio, amici miei, tutto in acciaio, B-Compax, con datario ore 6, 100 metri di profondità, costa 2,79. 2,79 sono 2,80, giusto?
con 40 euro in più prendi un Lorenz doppia iniezione, che è una meraviglia, però scegliete voi, io li metto qui, va bene? 2,79, e no, Lorenz non posso più farlo vedere perché sennò il direttore mi toglie il microfono. Allora, 2,79, 2,39. 2,79 il braccialato, 2,39 il cinturinato pelle straordinario, testa di moro, ok? Io li tolgo perché devo far vedere ancora tanti orologi, eh? Devo mostrare ancora tanti, tantissimi orologi. Voi chiamate, chiedete, domandate, 080-697-7150. Moonwatch, ne ho uno clamoroso. Ne ho uno clamoroso, Gianni. Fallo vedere. Omega Speedmaster Moonwatch. Omega Speedmaster Moonwatch. Allora, Rolex quadrante nero, li ho fatti vedere solo neri praticamente, Gianni. A parte i due dei Just, gli altri erano tutti neri. Chiedi meglio. Non oggi? Come? Non oggi e non professionali? Il dei Just, ma è blu. 36? E allora se non è il dei Just blu è sicuramente l'Explorer 1. Però voglio dire una cosa a quest'amico. Come si chiama l'amico, scusami? Alberto. Alberto, io non so chi gli ha detto, chi gli ha dato questa informazione, ma questo Explorer 1, 36 mm, è stato uno dei primi professionali di Casanova. Cioè non, è, non solo non è, è errato dire non è un professionale, ma è stato uno dei primissimi professionali. Non so se ho reso l'idea, Gianni, ma credo proprio di sì. Tra l'altro questo poi, il 36 mm, non l'ultimo modello, ma, vedete amici miei, il 14270, intonso, immacolato, mai indossato, mai messo a misura. I suoi bollini, vedete? Le sue pellicole, tutte al loro posto, quindi full stickers. Full stickers. Altro pezzo da grande collezionismo, 10,5 per la nostra... per la vostra gioia, 10,5, allora se questo, ripeto, no, per me, ti dico, 10,5 questo è un grande orologio, oggi 36 mm, posso darti il Dayjust, ma non essendo un professionale, Gianni, è usato, lo paghi di più, questo è nuovo, mai indossato, full stickers, Gianni, e la nostra richiesta è di 10,5. Completo di tutto, come se tu l'avessi acquistato nel 2003 e non l'avessi mai neanche guardato. Questo è l'orologio, completo di tutte le sue pellicole. Non come Gianni, come fosse appena uscito dal concessionario, come fosse ancora lì. Completo di tutto. Caro Emanuele, come ti stiamo attendendo? Sì, andiamola a rivedere l'Omega Speedmaster, ha ragione. Moonwatch. Omega Speedmaster Moonwatch. The first watch worn on the moon. Il primo orologio andato sulla luna. Forza, amici miei. Beh, senza dubbio, Ivano, sì, senza dubbio. Intanto un caro saluto, senza dubbio. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Bisogna poi rimanere in linea con quella che è la propria idea di collezionismo, giusto? A prescindere dall'importanza del pezzo. No, io la penso così. Se avete diversi e tanti orologi, per esempio come il mio amico Ivano, e... c'è qualcosa che differisce, no, da quello che è l'abitudine vostra di collezionare. Nessuno vuol farvi cambiare idea. Nessuno. Anche se, vi dico la verità, amici miei, a volte, un'apertura mentale, Gianni, potrebbe fare la differenza, no? Io mi ricordo, tanti Daytona Zenith venduti senza corredo, senza scatola, senza garanzia,
a 7, a 8 mila euro, 9 mila euro, che oggi valgono 25, 28, 30 mila. Con la garanzia varrebbero di più, giusto? Però, sai, quando tu fai un 300% di plusvalenza, mi pare pure una cosa buona, no? Dico bene? Però qui, per quanto riguarda il mio amico Ivano, non è un discorso di valore, è un discorso di avere orologi in un certo modo. Quindi ti capisco benissimo. Tanti complimenti e un saluto dal signor Giovanni. Giovanni, benvenuto. No, io dico questo, a questa cifra, scusami, a questa cifra, parlo del GMT, del Pepsi, del Paracon Bleu, a quella cifra io lo prenderei e nell'attesa di trovarne uno come lo vuoi tu, me lo vedrei crescere, perché signori, ripeto, valore di mercato 21, dai 21 ai 25 mila tutta la vita, quindi io me lo terrei lì, io farei in questo modo, davanti a un'opportunità, siccome poi sai, non parliamo di un orologio che tu trovi a ogni angolo di strada, difatti quello che è il mio appunto che io facevo all'epoca era questo, parliamo di un Daytona Zenith, no Gianni? Parliamo di un Daytona Zenith senza scatola, senza garanzia, l'orologio però è garantito e certificato da noi, 24 mesi, garanzia vita per quanto riguarda l'autenticità e la provenienza, la possibilità di avere il soddisfatto rimborsato, quindi di andare in tutti gli orologi che vuoi, Rolex e non, per farlo controllare, dico bene. L'orologio poi a un certo punto cosa fa? Prende valore, giusto? E nel frattempo, se sei fortunato a trovarne uno come meglio credi, magari completo, full set, quello che vuoi, va bene, con addirittura full stickers, perché no? Perché può succedere, Gianni, mai dire mai. Hai già l'orologio che ti fa l'entrata per l'altro. Invece così rischi di non trovarli, di non trovare né uno né l'altro. Non so se ho reso l'idea, perché molti oggi, molti miei collezionisti, molti miei clienti, amici, si mangiano le mani per non aver comprato un orologio perché mancava la garanzia o perché mancava la scatola e oggi non lo trovano neanche, oggi non lo trovano neanche più con il corredo, capito che voglio dire? O se lo trovano col corredo ci vogliono 50.000. Allora tu magari avresti comprato un GMT o un Daytona senza scatola, senza garanzia, a 7, 8, a 10.000 euro. Oggi, senza parlare di cifre, oggi valeva il doppio, giusto? Trovi quello completo, tac tac, vendi quello, prendi i soldini e prendi l'altro. Però ripeto, non ho capito. Ma l'ha fatta apposta, tu non hai notato, lui ha aspettato vicino alla porta, ha aspettato che mi inquadrassi, che io iniziassi a fare un discorso, perché se sei inquadrato, sai, io sono sempre inquadrato, ma ha aspettato che io stessi facendo un discorso serio per venire a interrompermi. Poi c'è gente che chiama e dice, ma però la spina nel fianco lo maltratti, però dici sempre un sacco di cose brutte. Io dico un sacco di cose brutte a questo personaggio qui, ma lui me le fa le cose brutte, amici miei, e che voi non lo vedete. Di. Però gli orologi capisce, perché uno che ti chiede Panerai, dopo aver mostrato una marea di Rolex, ma scusami, l'amico che invece chiedeva il Moonwatch? Io di vedere l'ho fatto vedere. Calibro coaxial, nuova generazione, e signori, approfittarne adesso vuol dire approfittare di 400 euro di sconto, perché di listino, bravo, 800.000 lire. Di listino, amici miei, e voi sapete che 800.000 lire non sono 4. L'altro giorno ho parlato di euro, stavi tu? Ho fatto un casino, veramente. L'amico di Modena, Domenico, ha scritto: Angelo, l'Omega che abbiamo fatto vedere, andiamo a 6.800 euro, vai, e poi vediamo il Panerai. Ho fatto un casino l'altro giorno con euro e... Perché poi, no, allora, sono andato bene fino all'ultimo minuto, ho detto, perché signori, 2 euro, no, sono invece di dire sono 4.000 lire, ho detto sono 1.000, erano 1.200 lire, 1.300 lire, no?
mi sembrava strano, però sono andato avanti perché tu lo sai, no? A Domenico da Modena ha scritto Angelin, molto attento, devo dire la verità. Ma prima di allora avevo detto tutto giusto, direttore. Ma io intendevo che con 2.000 lire, 2.000 lire un euro, no? Cioè non è che... Capito? Cioè io quello che dico è che 2.000 lire di allora erano 4 euro di adesso. Non, capito? Cioè non c'è... Allora... Per me c'ho ragione, diceva... Il panerai, caro. Allora, mi devi dire se abbiamo ancora altri Lorenz? Veramente? Luminor Panerai. Scusa, ma Emanuele ha detto ci penso io. Non ci sta pensando? Ci sta pensando. Sì, il verbo pensare, Gianni, è diventato, come posso dire, negativo. Io, per esempio, quando dico vediamo, no? Domani andiamo... Andiamo lì? Io dico vediamo e automaticamente no, non ci andiamo. Però non lo so perché, mi viene spontaneo. Vediamo, vediamo. Allora, Panerai nuovo, scatole garanzia, blu Luminor Panerai, meraviglia. 44 mm, movimento meccanico a carica manuale. Mimmo. Signor Mimmo, da dove chiama Mimmo? Luminor Panerai, veramente, veramente da non perdere. È nuovo, scatola di garanzia 44 mm, nuovo di pacca, ripeto, con 8 anni di garanzia Panerai, PAM 1085 la referenza, 5.900 euro. Rivediamo, sì, lo rivediamo subito l'Omega. Non c'è. L'ha portato. Ha detto ci penso io. Ci pensi io. Moonwatch. Rivediamo Moonwatch, 42 mm, movimento meccanico a carica manuale. Rigorosamente manuale, la scala tachimetrica sulla bordura smaltata, vetro esalite, bombato, bello. Angelo, scusami, è ancora disponibile il Black Bay Chrono? Dovresti presentarlo per il signor Silvano. Molto volentieri, Silvano. 6.800 euro, ok? 6 e 8. Fermi immagine, please. Allora, il Panerai per Mimmo l'abbiamo fatto vedere, l'Omega per un altro gentile signore l'abbiamo fatto vedere, dobbiamo far vedere il Tudor, Black Bay, Crono. E salutiamo il signor Domenico. Ah, c'è Domenico? Eh? Da Modena? Benvenuto Domenico. E allora, vieni qua. Per un gentile signore che ne ha fatto richiesta, eccolo qui il Suppar. Gianni. Suppar. Black Bay. Crono, Panda Dial, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia.
con quel nome lì cosa ti aspettavi, direttore? Black Bay Chrono Panda Dial, guarda che meraviglia. Nuovo scatole garanzia, signori, uno degli orologi più belli ed importanti degli ultimi 10 anni, ma c'è una grande straordinaria opportunità nell'acquisire questo orologio, perché c'è ancora tanta marginalità inespressa. C'è tanta marginalità inespressa, ciò vale a dire che questi 7.000 euro, amici miei, che noi chiediamo, sono una cifra già da dimenticare. Poi, ancora una volta vi ripeto, qui, signori, la differenza la fa chi ce li ha e chi non ce li ha. Non i soldi, i Tudor, non i Tudor, il Black Bay Chrono, il Panda Dial. Questa è la verità. Fermi immagine, please. 080-697-7150, la nostra richiesta è di soltanto 7.000 euro, 6.990 per essere corretti e precisi. Allora Gianni, siccome siamo a metà della rubrica, facciamo una piccola panoramica, perché poi voglio riprendere un discorso che abbiamo lasciato a metà. Tanti complimenti e un saluto dalla signora Sabrina. Sabrina, benvenuta, un buon pomeriggio a lei. Fammi vedere questi 4 orologi, please. Ti saluta, scusami Angelo, anche l'amico Ettore. Ettore, benvenuto. Grazie Angelo. Benvenuto.
Guarda che meraviglia questo Daniel Root. Tanti complimenti, un saluto dalla signora Elisabetta. Elisabetta, benvenuta, buon pomeriggio. Daniel Root, guarda che meraviglia. Metropolitan, Dual Time, oro massiccio 18 carati, una delle firme più altisonanti della storia dell'alta orologeria. Daniel Root, meraviglia. Numero 2. Hublot Big Bang. Con più di 2.800 euro di sconto, amici miei, sono lieto di offrirvi questa grande e importante rarità, questo Big Bang, con cassa in acciaio e cinturino in caucciù, a soltanto 9.990. E poi numero 3. Zenith El Primero. Cassa in oro massiccio 18 carati, 36.000 alternanze, nuovo, scatole garanzie, sì, perdonatemi, full set, come compare a nuovo, 8.200 euro e poi Santos Cartier Blu. Santos Cartier Blu. Santos Cartier Blu. Allora, l'immagine, facciamo vedere tutte e quattro e poi andiamo avanti, dai. Non ho capito, amico mio, cosa ti riferisci? Parlo con Ivano, non ho capito Ivano a cosa si riferisce. Ce l'hai fermo? Gianni, ho desiderio. Fammi vedere questo Bulgari. Fibra di carbonio, oro rosa, cinturino pelle, edizione limitata. Numero 304 su 999, 999 esemplari mondo, Bulgari Carbon Gold Madrid. Madrid. Bulgari Carbon Gold Madrid. Full set, edizione limitata, 3.300 euro prezzo finale. Vai, confermo, please. Avevo questo desiderio, Gianni, volevo mostrare questo orologio. 3.300 euro. 3.300 euro. Grazie. Io... Vieni qua, Gianni. Chiediamo scusa un attimino agli amici, se vuoi lo tolgo, Gianni. Vuoi mettere un orologio? Ah. Ok.
Lo suono, lo devo mettere, lo devo togliere. Qualche piccolo problema tecnico, amici miei, come vedete, ma alla fine ci siamo. Lorenz, The Cube. Lorenz, The Cube. Il super Gianni, cubo magico di casa Lorenz. Quella non era la scatola, era neanche la controscatola, Gianni, perché vedi, poi c'è questo packaging particolarissimo. Guardate che meraviglia. Questo cubo straordinario, vedete, che cela poi la vera scatola. Vedete, questa è la controscatola. Questa è la scatola. The Cube Lorenz, per questo meraviglioso esemplare, doppia iniezione. Rimani così, doppia iniezione, ferma immagine, please. Vi andiamo sull'orologio, dai. Angelo, scusami, un caro saluto anche dall'amico Paolo. Paolo, benvenuto. ...42 mm, lunetta ceramica high-tech, ghiera unidirezionale per i tempi di risalita. Gli indici sono fluorescenti e, come potete vincere, non sono disegnati ma sono applicati uno ad uno. Datario Ore 3 con scatto rapido e lente magnificatrice, la cassa è in acciaio, tutta trattata PVD, vedete? Total black, cinturino in caucciù nero e grigio. Signori, un orologio veramente aggressivo. Un orologio veramente, veramente con un animo sportivo, Gianni, graffiante direi. Questo è Lorenz, doppia iniezione, 100 metri di profondità, scritta rossa. Un saluto dal signor Pierpaolo. Pierpaolo, benvenuto. Lunetta ceramica high tech, cassa in acciaio, tutto acciaio, amici miei, non lamierino. Cinturino in caucciù, logotipato all'interno proprio per far traspirare la pelle. Anallergico. 42 mm, movimento meccanico a carica automatica, signori, ne ho ancora pochissimi. Mi raccomando, non siate gli unici a rimanere senza. Quindi chiamate lo 080-697-7150 perché a 319 euro... all inclusive potrete veramente, veramente fare vostro questo straordinario esemplare. 319 euro, fammi immagine please. Lorenz, doppia iniezione. Come si dice, direttore? Va bene. Allora, il Cube l'abbiamo visto, dai.
Vai Gianni, vai. GMT Master 2 16710. Raro, rarissimo esemplare, non solo sticky dial, non solo cassa senza fori, ma, amici miei, parliamo di un transizionale serio e vero, in quanto questo esemplare monta il calibro 3186, ovvero il calibro realizzato per il GMT Master 2. Angelo, Bacchino. Scusami se ti interrompo, hai confermato un altro Lorenz dal signor Francesco. Grazie mille Francesco, benvenuto. GMT Master 2 Paracon Bleu, calibro 3186. Signori, pochissimi esemplari al mondo. Pochissimi esemplari al mondo. Le caratteristiche di questo esemplare portano a pensare, amici miei, a quanto si è vicini nel rasentare l'unicità. GMT Master 2 16710, Pepsi, meraviglia, da non perdere. A fare compagnia a questo esemplare c'è un altro grande orologio, un 16610, un Submariner 40 mm, calibro 31-35. La nostra richiesta è di 11.590. Il numero 3. Tanti complimenti e un saluto dall'amico Claudio. Claudio, benvenuto. Explorer 2, 16570. A me non fa ridere, lo sai perché? E tanti complimenti, Angelo, scusami, dalla signora Vittoria. Vittoria, benvenuta, buon pomeriggio. 16570 per questo splendido Explorer 2, veramente, veramente da non perdere. E poi, signori, guardate qua. Niente proprio di meno che uno splendido e meraviglioso Sea Dweller 16600. Completo di scatole garanzia, 7 controlli di qualità, orologio clamoroso, a 11.800 euro. Qui puoi versare 1.800 euro da conto e 10.000 pagarli con 219 euro al mese. Rivediamoli tutti e quattro, per favore, Gianni, rivediamoli tutti e quattro, i quattro, cinque cifre meravigliosi, i quattro, cinque cifre straordinari. E in realtà questo, Gianni, colpa mia, no? Rientra di diritto in questa selezione, ovvero questo meraviglioso Rolex Datejust 36 mm in perfetto stato di conservazione. Anche lui un 5 cifre, parliamo della referenza 16234,
quadrante blu, ghiere in oro bianco, vetro zaffiro, antigraffio antiriflesso, completo di scatole garanzia, 7.990. Anche qui la possibilità di pagarlo niente al mese. 7.990 euro. E allora ribadiamo un attimino prezzi e concetti, Gianni. Dejust 36 mm, scatole garanzia, soltanto 7.990, il numero 2. Sea Dweller, 1.200 metri di profondità, 11.800 euro, anch'esso completo di scatole garanzia Rolex, nonché la nostra garanzia valida per 24 mesi su buon funzionamento e a vita, per quanto riguarda autenticità e lecita provenienza. Il numero 3, un meraviglioso Explorer 2570, 16570, meraviglia. A 8.990 e poi Gianni, guarda che cos'è questo meraviglioso esemplare, questo Sub 16610, 16610, Submariner. A soltanto 11.590 per poi arrivare Gianni a quel mastodontico pezzo da museo, a quel mastodontico pezzo da museo, ovvero quel meraviglioso Datejust, sì sì, quel meraviglioso GMT Master 2 Paracon Bleu, veramente, veramente straordinario. Con calibro 3186, amici miei, con calibro 3186, veramente un grande, grande, grande orologio. Fermi immagine, please. E adesso, signori, ho un'altra grande opportunità per voi. Ho un'altra grande opportunità per voi. Vai. Rolex Milgauss. Rolex Milgauss, quadrante blu, vetro verde, movimento meccanico a carica automatica, resistente sino a 1000 Gauss per quanto riguarda i campi magnetici. Una particolarità, amici miei, una curiosità e un sorriso probabilmente, ve lo strapperò, raccontandovi quando per la prima volta ho visto aprire un Rolex Milgauss. All'epoca, amici miei, tanti anni fa, effettuavamo ancora le consegne, no? E chi portava gli orologi ero io. C'era la possibilità di incontrarci addirittura dai vostri orologiai, no Gianni? Per controllarli, per farli controllare, giusto? E allora ci diamo appuntamento, non mi ricordo se era, non ricordo se fosse in Toscana o in Veneto, non ricordo proprio, però ricordo perfettamente che arrivo lì, io tutto spavaldo, porto l'orologio, allora dice, le dispiace se il mio orologio lo controlla, dico, ma ci mancherebbe altro. Dico, però lo deve fare davanti a me, non può portarselo dietro, no? Dice l'orologiaio, dice, guardi, non c'è problema. L'orologiaio Gianni smonta il fondello. Io divento bianco, come un lenzuolo. Perché, amici miei? Perché smontando il fondello... Perché smontando il fondello ce n'era un altro. E allora, dati i miei retaggi, amici miei, qui vicino, tanti anni fa, si vendevano gli stereo, quelli per la macchina, no? Per le auto,
con i pezzi di cemento dentro. Quando quello lì smontò il fondello e ne vidi un altro dentro, dissi: oh, porca miseria, non respiravo più. Però vidi che l'orologiaio non fece una piega, no? Dissi io, ma. Il cliente guardava, io guardavo ma non respiravo, e l'orologiaio continua a smontare. L'orologiaio guarda l'orologio e dice: oh, perfetto. Allora io, signori, perché davvero non respiravo in quel momento, sono stati dei minuti veramente di apnea, dico: allora tutto a posto all'orologiaio? Io, che ero il venditore, anziché il cliente, io chiedevo, no? Tutto a posto? Mi fa sì sì. Dico: senti, siccome ho avuto un mancamento, mi spieghi perché ci sono due fondelli? E lui mi disse: proprio per la protezione ai campi magnetici, Rolex inseriva un secondo fondello, ma io non lo sapevo, amici miei. E quindi per me vedere un altro fondello dentro sembrava proprio un orologio, no? E pensate che all'epoca quell'orologio costava 4.990 euro. Oggi si parla di 15-16.000 per un esemplare così, blu, vetro verde, completo di scatole garanzia. Io ve lo offro, amici miei, a 12.900 euro, 12.900, facendo i complimenti a chi lo sceglierà, a chi lo farà proprio. Perché? Perché non è il solito Rolex. È uno dei Rolex, insieme allo Yachtmaster blu, a mio modesto parere, che completamente va fuori gli schemi. Non assomiglia al GMT, non assomiglia al Submariner, non assomiglia assolutamente al Daytona e via discorrendo. Sono orologi che hanno dei tratti caratteristici sono riconoscibili a 100 metri, anche a 200 il Milgauss, no Gianni? Perché intanto non vi è nessun Rolex, nessun orologio al mondo che abbia il vetro minerale colorato. In primis. La lancetta a saetta, Gianni, da sempre simbolo di grande riconoscimento, no? Di questo esemplare. Io vorrei consigliare al più attento di voi questo orologio a 12.900 euro, perché, signori cari, questi sono quegli orologi che ci hanno dato grandi soddisfazioni, a me personalmente. Per cui, mi raccomando, non perdete tempo. Se l'orologio vi piace, mettetelo da parte. Se l'orologio vi piace, se il prezzo non è un problema, mi raccomando. Se l'orologio piace e il prezzo non è un problema. Se invece questi due fattori non ci sono, allora troveremo sicuramente senza dubbio l'orologio che fa per voi. Ma questo, se vi piace, il prezzo non è un problema, ripeto, sarebbe da prendere a 12.900 euro. Anche qui, signori, non esiste al mondo che un professionale costi meno di un date just. Andiamola a vedere. Dico, sono... Quanto costa quello? Questo? Quanto costerà? 14-15 mila? Ah no, meno. $13,950, 12.900. Sono entrambi in produzione. Solo che la differenza sostanziale è che uno non è un professionale e l'altro lo è. E forse questo è il più professionale di tutti, Gianni, no? Perché questo è un orologio che davvero utilizzano i tecnici, coloro che sono sottoposti alle radiazioni, alle microonde, perché no? 12.900 euro. Oppure 13.950. Entrambi pare al nuovo in perfetto stato di conservazione. Va bene, fai un fermo immagine, please.
Quando si arriva all'ultima ora di rubrica, come in questo caso, perché se no abbiamo sforato di poco, di qualche minuto, le ore 19, no? Anzi no, sono 19 precise, no Gianni? Sono le 19 precise. Bisogna iniziare a ragionare, no, su quello che si è fatto e su quello che si è detto. E invece, signori, qui, da chiusione del Luxury Watches, persino nell'ultima ora di rubrica arrivano delle novità. Una di queste, Gianni, una di queste è questo splendido Explorer 2. Parliamo del 42 mm. 2021 è l'anno, Gianni. 2021 è l'anno, quindi in garanzia che terminerà 2026. Dico bene, caro? Parliamo dell'ultima referenza, 216570. 216570. 42 mm, full set. Cioè praticamente Gianni non ha neanche un anno di vita. È completo di tutto. Chiunque avrebbe detto nuovo, no? Chiusione Luxury Watches ti offre questo esemplare come secondo polso, anche se davvero, amici miei, guardandolo con la lente non si evince nessun segno che ne vada ad inficiare il suo valore e soprattutto il suo stato di conservazione. Parliamo di un orologio 2021, parliamo di un orologio full set, completo di tutto, parliamo del Explorer 2 42 mm. La richiesta per questo esemplare è di soltanto 11,5. 11,5. Explorer 2, ultima referenza, 216570, 42 mm. 42 mm, il ritorno Gianni del freccione. ...216570... guarda che meraviglia. Io tesoro ho qua, come posso dire, quello che considero il capo Gianni, il 16570, è quello che considero l'Explorer 2 più famoso, per quello che sono i miei gusti io lo preferisco. Però entrambi, gentili, entrambi, oltre allo stato di conservazione pressoché, perché vedete, questo ha un anno di vita circa ed è pari al nuovo, e ci mancherebbe altro. Questo che è un 2005, quindi che ha 17 anni, è identico, identico. Lo stato di conservazione è pressoché lo stesso. Qualora tu non conoscessi gli orologi, quindi non sapessi che questo è l'ultimo modello e questo è il modello precedente, e io te li mostrassi, tu non sapresti scegliere qual è quello nuovo del 2021 e qual è quello del 2005, d'accordo? Perché lo stato di conservazione è pressoché identico. Uno è 40 mm, l'altro è 42. 11,5 per il 216570. 8.990 per il 16570, per questo Rolex Explorer 2 5 cifre. Signori, scegliete voi, ma scegliete in fretta. Scegliete voi, ma scegliete in fretta. Explorer 2. Fammi immagine, please. Tesoro, l'ho fatto vedere prima. L'ho fatto vedere prima, giusto un attimo, perché mostravo i 5 cifre, mostravo gli smaltati e quindi ho fatto vedere semplicemente
che lo abbiamo, ma non ne ho parlato un granché, anche perché secondo me orologi così non hanno bisogno di tante parole, no? L'orologio in questione è il 116-610LN, 40 mm lunetta ceramica, 300 metri di profondità, spallette più pronunciate a difendere la corona di carica, lunetta ceramica ghiera unidirezionale, 40 mm è l'ultimo esemplare, Gianni, uno degli ultimi esemplari in produzione, 40 mm col calibro 31-35. Meraviglioso, straordinario esemplare a 14.790. 14.790 euro, perfetto il suo stato di conservazione da non perdere, a 14.790. Che meraviglia. Submariner Ceracron 40 mm. Fermo immagine, please. È spettacolare, guarda. Questa linea. Vi voglio mostrare una cosa, no? L'altro giorno avevamo 4 o 5 GMT, adesso ne ho uno solo che tra l'altro ha rimpiazzato gli altri perché erano finiti e ne è arrivato un altro, tra l'altro tra i più importanti, qualche giorno fa. Guardate oggi cosa abbiamo qui. Vedete, amici miei, partiamo dal Deep Sea Deep Blue, no? Parliamo del 3900 metri di profondità, parliamo del James Cameron, va bene? Quindi parliamo del massimo dell'evoluzione per quanto riguarda i diver di casa Rolex, Gianni. Tra l'altro per diversi anni World Guinness Record, è vero o no? Poi di fianco abbiamo il Sea Dweller, quindi da 3.900 metri passiamo a 1.220 metri di profondità. E poi abbiamo le due versioni di Submariner, sia lo smaltato che il ceramica. Devo dire che questi quattro orologi vanno in qualche modo a mostrare, no? Quella che è stata l'evoluzione dell'orologeria e di Rolex, perché ripeto, partiamo da qui, dal 16610, con ghiera smaltata, 300 metri di profondità e calibro 31-35, poi andiamo chiaramente sul Submariner, sempre 300 metri ma lunetta ceramica, il Sea Dweller, meraviglioso, 16600, e poi ad arrivare al massimo del diver, quindi il Deep Sea Deep Blue James Cameron. Mi pare davvero una grande opportunità, no Gianni? Quella di poter scegliere uno dei quattro diver più importanti di casa Rolex. Era giusto un'idea che mi è venuta quando li stavo sistemando, no? E li ho visti tutti in fila. Ce l'hai? E allora, sì, di Tudor vediamo cosa posso offrirti. Allora, il Black Bay che abbiamo visto prima, no? Il Black Bay che abbiamo visto prima. Poi dovrei avere ancora un Tudor Royal disponibile e ancora un Tudor Black Bay classico, molto carino, molto molto carino. Vediamoli, Gianni. In che senso? Di quale? 42? Ho detto il prezzo, sì. 11 e mezzo. E ce n'è due.
ce n'è due di Explorer 2, come abbiamo due altri, due Red Grape, avevamo due Root Beer, no? Sono due orologi. Ad ogni modo, Marcello, quello che le conviene di più lo prenda, cioè quello da 11 e mezzo, no? E allora partiamo dal Tudor Black Bay Chrono, 41 mm, Panda Dial, quadrante bianco, il più ricercato, amici miei, cronografo di grande precisione, 200 metri di profondità, scala tachimetrica su ghiera, su lunetta ceramica opaca, vedete 60-500, pulsanti a viti a pompa, la grande corona marcata Tudor, con la rosa dei Tudor, lo vedi, cassa in acciaio e bracciale, vedete, tutto in acciaio Oyster, con finto rivetto. Proprio perché, signori, questi sono orologi che si rifanno al grande stile anni 70, anni 80, il vintage, quello bello, quello vero. Ma avendo calibro di manifattura e grande qualità. E grandissima qualità. Guarda che meraviglia. 200 metri di profondità, B-Compact, datario ore 6, meraviglioso. La nostra richiesta è di soltanto 6.990 euro. Il numero 2, Tudor Black Royal. Tudor Black Royal, guarda che meraviglia. Day Date automatico 41 mm, anche questo è nuovo, scatola di garanzia. La nostra richiesta è di soltanto 3.300 euro. 3.300 euro prezzo finale. E poi il numero 3, Gianni. E poi una grandissima opportunità, perché un Black Bay 41, vedete, ci sono le pellicole protettive, oggi sono in tonso, immacolati, 41 mm, 3.100 euro. 3.100 euro, guardate che splendida opportunità, 300-33, oppure il Black Bay Chrono, che è veramente una meraviglia. Ci mancherebbe altro, Marcello. Ci mancherebbe altro, Marcello. Grazie a lei per la sua attenzione, per il fatto che ci dedica il suo tempo. È molto, molto importante per noi. Va buono. Allora, mettiamo via i Tudor, dai. Mettiamo via i Tudor. E dimmi, Gianni, cosa vuoi che... Dei Just? Allora, dei Just abbiamo il primo... che abbiamo già visto, ma rivediamo volentieri, perché insomma tu lo sai che l'ultima ora di rubrica è poi l'ora dove tantissimi dei nostri amici si fanno sentire, perché magari rientrano dal lavoro, rientrano dalla passeggiata, quindi è l'ora dove c'è più audience. Allora, Date Just 41 mm pari al nuovo, bracciale Jubilee, ghiera in oro bianco, inserti del quadrante tutti in oro bianco, 100 metri di profondità, 41 mm, scatola di garanzia ufficiale Rolex,
13, 9 e 50. Questo è il primo dei Jazz 41. Poi andiamo sul 36 mm e andiamo a vedere questo Date Jazz acciaio e oro rosa. Acciaio e oro rosa. Dei Jazz 36, guarda che meraviglia. Date Jazz 36, guarda che meraviglia. Completo di scatole garanzia ufficiale Rolex, parliamo di 12.000 euro. E poi il numero 3. Il numero 3, amici miei, è questo esemplare straordinario. Il numero 3 è questo esemplare veramente, veramente clamoroso. Dei Jazz quadrante blu, ghiera in oro bianco, lancetta in oro bianco, indici a bastoni in oro bianco e coroncina ore 12 in oro bianco anch'essa. La ghiera è zigrinata ed è tutto un disco in oro massiccio 18 carati, così come la corona è marcata Rolex, è vero o no? E il bracciale è un meraviglioso Jubilee con pacchetto Gianni, marcato Rolex anch'esso. Il perfetto stato di conservazione ne conferisce un'ottima qualità e un ottimo acquisto da parte vostra a 7.990. 7.990 euro Gianni. 36 mm Date Just, scatole garanzia ufficiale Rolex. Poi il Date Just acciaio oro rosa. Sempre 36, ghiera liscia in questo caso, ma in oro massiccio 18 carati oro rosa, così come è oro rosa la parte centrale del bracciale Oyster, a 12.000 euro. E poi il numero 3 Gianni, ovvero questo splendido 41 mm a 13, 9 e 50. Signori, io vi assicuro che a questa cifra dovreste scattare dalla poltrona e farlo vostro, perché i prossimi dei Jazz 41 mm che vi offrirò, senza alcun dubbio, vieni, senza alcun dubbio, amici miei, ci porteranno a parlare di cifre completamente diverse. Ma già adesso Gianni è così, Però, pertanto, io questo ce l'ho, no? In questo momento io questo ce l'ho disponibile a 13.950, potreste fare veramente un'ottima operazione mettendolo via. Poi probabilmente Gianni, colpa mia, perché io utilizzo questo orologio, o meglio il prezzo di questo orologio, per mostrarvi quanto sia veramente molto molto vantaggioso comprare il Sea Dweller a 11.8, oppure un Submariner, oppure addirittura quell'Explorer 2. Allora sembra che questo sia caro, no Gianni? Ma io cerco di spiegare ogni volta. Io utilizzo questo termine di paragone per farvi intendere che nonostante questo sia un prezzo sotto il valore di mercato, quindi non parliamo di 15-16 mila che ormai sono doverosi, Gianni, per quanto riguarda il dei Just 41 mm. Ma 13.950 è un ottimo prezzo. Vedrete i prossimi dei Just 41 a che cifra andremo a proporli, giusto Gianni? Oggi 13.950 lo stai ammirando, lo stai valutando, so che tanti di voi ci stanno pensando, perché poi puntualmente ogni giorno arrivano tante chiamate, no? Era stato anche opzionato qualche giorno fa da un amico che poi il giorno dopo ha chiamato e dice guarda, non sono più interessato. E questo, signori, è giusto. Del resto io sono qua a chiedervi di prenotare l'orologio, non di comprarlo, di pagarlo. Lo prenoti, lo blocchi, lo togliamo dalla vendita e poi dopo un'ora, due ore, al più tardi domani mi puoi chiamare per dire non sono più interessato. Noi come rispondiamo Gianni? Come mai? Perché? Vuol vedere questo? Vuol vedere quest'altro? No, niente di tutto questo. Noi rispondiamo semplicemente con grazie per averci avvisato, prendiamo l'orologio e lo rimettiamo in vendita. That's it. Dico bene Gianni? Yes. Questo è. Niente di più. Allora, se l'orologio ti piace, il prezzo non è un problema, non attendere invano, non attendere di sentirti dire un attimo, mi sta arrivando un altro dei Just a 15, a 16, a 17 mila euro. Io poi mi auguro che tu possa comprarlo anche a 20, a 22, nel senso che la differenza da 13 a 18 non ti tange. Eh beh, amico mio, vuol dire che, no, come si dice? Che non hai problemi e quindi io sono felice per te. Ma se posso permettermi Gianni, oggi hai la possibilità di risparmiare tanti soldini su un orologio che tra l'altro ha uno stato di conservazione perfetto, nel 2017, pari al nuovo. Poi acciaio oro, parliamo di un Date Just 36 mm acciaio oro rosa, andiamo a vedere, anno 2013, questo è il 2017, questo acciaio oro è 2013, acciaio oro rosa,
a 12.000 euro. E infine, amici miei, questo Date Just. Questo Date Just quadrante blu a 7.990. Come io credo che voi abbiate evinto, no? un mio modo di fare, soprattutto su questo Date Just. Ho iniziato la prima mezz'ora, Gianni, grandi linee, della rubrica, basandomi sui Rolex 5 cifre, di cui oggi ho veramente una grande scelta, dei quali oggi ho veramente una grande scelta. Ma questo io non l'ho inserito. Sapete perché? Perché esattamente come l'Explorer 2, amici miei, probabilmente costa veramente troppo poco. E allora dall'altra parte probabilmente qualcuno può pensare ci sarà qualche problema, non ha la scatola, non ha la garanzia, oppure non ha passato i 7 controlli di qualità, oppure non è garantito 24 mesi. Ma diciamocela tutta, amici miei, diciamocela veramente tutta. Qui ho due orologi, costano 9, 8, Gianni 17, giusto? 7,990, aspetta che te li allargo un po', perché sennò mi devi far troppo... Ecco qua. 7,990 il Date Just e l'Explorer 8,990. Possiamo dire 9 e 8, Gianni? 9, 8, 17. Qui ti do io un consiglio, dai 2.000 euro di acconto e 15.000 euro te li paghi con 330 euro al mese, d'accordo? Per 5 anni. Dici, ma ci sono degli interessi? I soldi, signori, costano, eh? Ma in questo caso, signori, gli interessi non li paghiamo né noi e neanche voi. Chi li paga, Gianni? Fiditalia? Assolutamente no. Li paga Rolex. Perché se tu fai il conto di quanto costavano 5 anni fa questi esemplari, gli stessi modelli, amici miei, le stesse referenze, se andiamo indietro di 5 anni, non troveremo mai, nei nostri ricordi, un Explorer che costava più di 4.000, mai. 3.5, 3.7. 5 anni fa, e il Day Just ancora meno, il Day Just siamo intorno ai 2,5, 2,8, non più di 3.000 euro, ok? Allora, mettiamo i prezzi massimi, Gianni, 4.000 l'Explorer 2 e 3.000 il Date Just, sono 7.000 euro. Mettiamo il caso che tu li avessi acquistati 5 anni fa con il pagamento comodo. 5 anni, veramente esagerare, 500 euro all'anno di interessi, 5x5 è 25, sono 2.500 euro, 2.500 più, abbiamo detto, 7.000 di spesa, sono 9.500 euro. Oggi, amici miei, dopo 5 anni, avreste raddoppiato il valore del vostro investimento, non avreste, pur avendo pagato una bella cifra di interesse, perché oggi gli orologi da noi qui valgono 17.000 euro. Da noi, sottolineo da noi, perché ovunque, altrove, con la stessa garanzia che ti offro io, con la stessa qualità che vi offriamo noi di che sono le Luxury Watches, questi non li paghi meno di 20-22.000 euro, 23.000 euro, perché 11-11.5 ci vogliono tutti per l'Explorer 2, gli 11... 11,2, ma diciamo 11.000, per il Day Just 36 mm ci vogliono ancora. Ok? Allora, se hai due figli, due figlie, due nipoti, giusto Gianni? Anziché veramente buttare via il denaro in cose che lasciano il tempo che trovano, o rischiare in obbligazioni, in questo momento qui, amici miei, è veramente una tragedia. Fatevi consigliare da uno che li ha viste queste cose, li ha toccate con mano. Ripeto, il mio primo orologio è stato un Date Just, pagato 900 euro, oggi se volessi venderlo meno di 6.000 euro non lo venderei, parlo di un 1601 Vetroplex. L'altro mio orologio, uno degli altri miei orologi, l'Explorer 2 16570, per cui io quello, cioè, so di che cosa sto parlando, perché li ho toccati con mano. Addirittura quando io ricevetti l'Explorer 2 si vendevano a 2.900, non a 4.000 Gianni, a 2.900 euro, a 3.000 euro. E oggi siamo a più del triplo, Gianni. Siamo a un valore più che triplicato. Allora io mi rivolgo a coloro che vogliono fare una bellissima operazione, Gianni. Non bella, bellissima.
che tu li abbia i 17.000 euro oppure no, a me non importa. Io, se mi posso permettere di darti un consiglio, è questo il consiglio. Dato che gli interessi non li paghi, perché Gianni? Perché li paga Rolex. Perché li paga Rolex? Ripeto, 5 anni fa, nonostante gli interessi, gli avresti raddoppiato il valore. Confermato lo Zenit KSO. Grazie mille e complimenti. Grazie mille e complimenti. Avresti raddoppiato il valore. Quindi io farei in questo modo. Ce li hai? 15, 150, quelli, voglio dire, hai la forza e la potenza economica? Tienili lì, non darli a me. A me non cambia nulla. Dai un piccolo acconto di 2.000 euro, va bene? I 15.000 te li dilazioni in 330 euro al mese, 10 euro al giorno sono, 11. Ok? Quello che io spendo purtroppo per un brutto vizio, per un vizio stupido, 11 euro al giorno, quando va bene, direttore. Se poi non va bene, 11 euro al giorno, dal primo giorno a casa tua gli orologi, te li puoi godere, li puoi vedere crescere. Non parlano gli orologi, amici miei, non sporcano, non pagano le tasse, non mangiano, non si lamentano. E te li paghi 330 euro al mese, bloccando il valore del tuo denaro, e non ti importa dell'inflazione, non ti importa di niente, perché per 5 anni i tuoi 330 euro varranno sempre 330 euro. Dico bene, Gianni? Queste sono le operazioni che dovreste fare veramente in tanti. Queste sono le operazioni che potrebbe fare veramente, Gianni, un neofita, uno che non si è mai occupato di orologi in vita sua. Perché? Perché, ripeto ancora una volta, basta andare indietro. Io non ho la sfera di cristallo, non vi posso dire fra 5 anni il Dayjust lo pagherai 15, 18, 20 mila o così l'Explorer 2, però posso dirti quanto valevano 5 anni fa. Tra l'altro sono due esemplari che io conosco perfettamente, perché li avevo nella mia collezione, perché l'Explorer l'ho dato a mio figlio. Non so se ho reso l'idea. Con un piccolo sforzo otterrai un'enorme soddisfazione. Enorme, enorme soddisfazione. Entrambi hanno scatole garanzia Rolex originali, nonché la nostra garanzia. Il costo? Soltanto, Gianni, devi ripetere con me, soltanto 11,8. Non l'ha ripetuto, hai visto? Avete sentito, amici miei? Non l'ha ripetuto. E mio papà diceva, è meglio non essere ascoltati, è meglio essere traditi che non ascoltati. Perché, Gianni? Dimmi. A me non interessa, Gianni. Scusa, io ti ho chiesto una cortesia, soltanto 11,8. Eh no, e tu devi dire, soltanto 11,8. No, ha detto 11,8. E il mio papà non si sbagliava, Gianni. Mio papà diceva, è meglio essere traditi che non ascoltati. Beh, lo sai che ci sono anche le emoji su WhatsApp? No, c'è anche l'altro. C'è anche quello così, Gianni. Dimmi che sei italiano e soprattutto del sud, senza dire che sei del sud. Fai così. Poi c'è anche quello così. Quello che non vuol dire, Gianni, al macchio. Che vogliamo fare, amici miei? No, sai perché? L'altro giorno ascoltavo Vito che a sua volta ha ripetuto una frase che io dicevo sempre prima, no? Molte volte si sente di un amico o di qualcuno in televisione, al telegiornale, dice quel signore lì si è ritrovato un pezzo importantissimo che lui pagò poche centinaia di euro o di lire addirittura, e che oggi si è scoperto valga milioni, no? La prima risposta che noi abbiamo, che ci diamo, amici miei, come fortunato quello, no? Quando
quando abbiamo sentito tutti quanti quel signore che aveva aperto in America un cassetto di non so chi, di suo padre, di suo nonno, no, che aveva comprato con i soldi, un militare, aveva comprato con i suoi primi, il suo primo stipendio, aveva comprato il Daytona, lo aveva messo in un angolo di casa sua, in un mobile, e si era completamente dimenticato. Poi un giorno, non seguendo tutto quello che era accaduto negli anni per quanto riguarda Rolex, si avvicina ad, in una fiera, ecco, una fiera dove si vendevano oggetti usati, vintage, prezioso e nonno, vede qualcuno che vendeva orologi, si avvicina lì e dice: senti, io questo orologio quanto vale? Soltanto a guardare la faccia del venditore, no, lui ha capito che aveva un pezzo importante. Quando gli hanno offerto, non gli hanno detto, Gianni, gli hanno offerto $300,000, a quell'uomo gli è quasi venuto un coccolone. Gli è quasi venuto un coccolone. E la risposta che ci siamo dati tutti, amici miei, anziché dire abbiamo sbagliato a non comprarlo, è: quel signore lì è stato molto fortunato. Invece, oppure Gianni, piove sempre sul bagnato, oppure i soldi vanno dove già ci sono, giusto? E invece non è così. E invece non è così. Certo, certo, i soldi, amici miei, aiutano a fare soldi, giusto? Ma difatti io non è che ti vendo gli orologi e tu mi paghi in noccioline. Io ti vendo gli orologi e tu mi paghi in soldini, giusto? Ma con la comodità di pagarlo niente al mese, anche la massaia, Gianni. Perché io ti ho fatto la proposta dei due orologi, ma puoi prenderli anche singolarmente. E se parliamo per esempio del Datejust, che costa 8.000 euro, direttore, cosa mi dici? Cosa ha detto? C'era qualcuno che una volta diceva: prima la trasmissione, prima la trasmissione. Dai Gianni, 8.000 euro. Non ho capito, scusami. È la trasmissione. Otto preciso? Allora, a 8 dobbiamo dare un piccolo acconto, diciamo 1.000 euro, sono 7.000. Ah, già capito, scusi. Con 150 euro circa, amici miei, 150 euro al mese, potete portarvi via un Rolex Datejust. Cosa vuol dire 150 euro al mese? Vuol dire 5 euro al giorno. Adesso io vorrei che qualcuno mi chiamasse e mi dicesse: Angelo, 5 euro al giorno per me sono un problema. 5 euro al giorno. Io vorrei che qualcuno mi chiamasse e mi dicesse: Angelo, per carità ci sono, Gianni, eh? Per carità ci sono, ma non credo che stiano guardando noi. Ti dico la verità. Ecco perché io dico, molte volte, dice: ma tu vendi orologi che costano un sacco di soldi. Per carità, è la verità. Mica, non è mica uno scherzo, no Gianni? È la verità. Ma non dimenticate la possibilità di pagarlo niente al mese. Poi se puoi e non ti devi fare neanche i conti, non capisco cosa tu stia aspettando. Dico bene, caro? Ma non capisco proprio. Ma io in questo momento mi sto rivolgendo a coloro che hanno detto: un giorno o l'altro lo prendo un Rolex, un giorno o l'altro lo prendo un Rolex. Hanno visto gli orologi aumentare a dismisura, Gianni, dai 2.500, 3.000 fino ad arrivare a 9, 10, 11.000, e si va a salire di parecchio. E a coloro che io mi rivolgo: avete ancora un po' di tempo, perché già avete aspettato, ma non fate sì che l'attesa sia troppo, come posso dire Gianni, troppo esosa, troppo onerosa. Io per primo, signore, ho fatto questo errore. Io, facendo questo mestiere, sono il primo che devo darmelo sulle mani, perché avrei potuto fare molto di più. Qualcosina l'abbiamo messa da parte, ci mancherebbe, però avrei potuto fare molto di più facendo questo mestiere, giusto Gianni? Avrei potuto comprare degli orologi. Vedi, per esempio, il signor Antonio che ha chiamato prima ha preso un Coq meraviglioso, e io quell'orologio lì l'ho visto
a 6-7 mila euro, amici miei, che avrei potuto, credetemi, qualche anno fa avrei potuto comprarlo come oggi compro un pacchetto di sigarette. Ci ho pensato, vabbè, lo faccio dopo, il prossimo che arriva lo prendo. Il prossimo che è arrivato 9.900 euro, ah però 9.900 euro, vediamo un po'. In quel caso avrei potuto ancora, facendolo in tranquillità, non con sacrifici. Eppure, amici miei, poi è venuto fuori questo, quello, quell'altro, devi aiutare quello, devi aiutare quell'altro, devi cambiare situazione, insomma, tante storie, amici miei, finché oggi ci vogliono 20-25 mila euro e sinceramente, non mi nascondo a dirlo, non posso permettermelo più, Gianni, giusto? Non posso più permettermelo. Quello è un orologio che io non avrò, a meno che non faccia una buona vincita, oppure, vabbè, adesso è meglio che sto zitto, perché altrimenti direi una cattiveria di quelle meravigliose, ma è un orologio che io devo dimenticare, Gianni, giusto? Perché non posso più permettermelo. E non è perché mi devo vergognare, Gianni. Non avere il denaro non deve essere mai né un'onta né un disonore. I primi Fat Four che abbiamo avuto, li abbiamo avuti a cifre veramente ridicole. Oggi vai a toccare, Gianni, così Daytona e via via dicendo. Ma io non parlo esclusivamente dell'investimento, parlo proprio dell'orologio che ti piace, no? Gianni, l'orologio che mi piace molto, 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 tanto, 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 e che avrei voluto fare mio anche per un discorso di fede calcistica, no? È il Coke, il rosso nero. E ne ho avuti due o tre sotto mano splendidi, amici miei, veramente splendidi, che tra l'altro vi ho consigliato e li avete voi a casa, giusto? Li ho visti crescere, li ho visti crescere, li ho visti crescere. E alla fine che abbiamo fatto, Gianni? Sono arrivati ad essere per me inarrivabili. E allora ripeto ancora una volta, se c'è all'ascolto qualcuno di voi che come me ha rimandato, ha rimandato, ha rimandato, ha rimandato, ha rimandato, oggi avete l'ultima possibilità, avete un Datejust a 8.000 euro e un Explorer 2 che vi voglio ricordare essere un professionale col calibro, stesso calibro del GMT, va bene? Quindi con doppio fuso orario, completo di scatole di garanzia, a soltanto 9.000 euro. Cioè, mediamente Gianni, oggi per un professionale ci vogliono 14-15.000. E lo dimostra il fatto che io, non un altro, io vi offro un Datejust 41 a 14.000 euro, a 13.950. Capisci come un Explorer, come un professionale, assolutamente, Gianni, deve costare di più. Giusto? Poi, ognuno tira le proprie conclusioni, ci mancherebbe altro. No, capito? O è francese, dipende poi, c'è o, c'è U. O U con l'accento è dove, Gianni? O U senza accento è oppure. Angelo, scusami, per il signor Donato dovessi ripresentare il Moonwatch. Molto volentieri, ce l'ho qui, ce l'avevo qui. Per l'amico Donato, andiamo a vedere, please, andiamo a vedere questo meraviglioso Omega Speedmaster Moonwatch, nuovo, scatola di garanzia. Omega Speedmaster Moonwatch, 42 mm, vetro esalite, lunetta smaltata, con scala tachimetrica e movimento meccanico a carica manuale. Orologio nuovo, scatola di garanzia, completo di tutto. Prezzo a voi riservato di soltanto 6.800 euro. Vi ricordo, amici miei, che qualche giorno fa, settimana scorsa, 10 giorni fa, Omega ha deciso di aumentare questo modello, non un altro modello, ma questo modello, di 400 euro sul listino ufficiale. Per cui l'Omega, in questo caso Moonwatch, lo trovereste a 7.2 anziché 6.8. Io te lo offro nuovo, scatola di garanzia, a 6.800 euro, completo di tutto, completo di tutto. The first watch worn on the moon, il primo orologio andato sulla luna,
è qualificato e certificato for all space missions, per tutte le missioni spaziali. Questo è il mito, questo è il mito Omega Speedmaster Professional Moonwatch. Vai confermo, please. €6.800. Ed è anche pagabile con €129 mensili. E lo puoi pagare anche con €129 al mese. Un Omega Speedmaster Professional Moonwatch è veramente, veramente una grande opportunità. Il Sea Dweller te lo faccio vedere subito. Te lo faccio vedere subito. Tesoro, parliamo del 40 mm, parliamo di una straordinaria via di mezzo tra il sub smaltato e il deep sea, in quanto mantiene sì i 40 mm di diametro, no Gianni? Non arriva ai 43 ancora su questa referenza, ma ha uno spessore, Gianni, ha un peso superiore rispetto al Submariner, ok? A mio modesto parere è un orologio perfetto. Un orologio veramente perfetto. Sea Dweller, 1220 metri di profondità, meraviglia delle meraviglie, completo di scatole e garanzia, prezzo speciale 11,8. €11.800. Anche questa è una grande, straordinaria opportunità, amici miei. L'orologio è pellicolato, ci sono le nostre pellicole a proteggere l'orologio proprio affinché vi arrivi perfetto, in condizioni perfette a casa, d'accordo? Quindi un grande esemplare con valvola di sfogo per l'elio. Sea Dweller, meraviglioso. A 11,8, please. A 11,8. Poi, se vuoi, della stessa serie, sempre Rolex Submariner 5 cifre, posso offrirtelo a 11,590. 11,590. €11.590, prezzo super speciale. L'Explorer te lo faccio rivedere subito, amico mio. Te lo faccio rivedere subito. Andiamo a vedere, please. Explorer 2 16570, 16570, Explorer 2, calibro 3185. Che meraviglia! Amici miei, mancano 10 minuti alla fine, poi ci dobbiamo salutare domani. Sarà un altro giorno. Dovessi anche presentare per il signor Giovanni il Milgauss. Molto molto volentieri, Giovanni. Molto molto volentieri. Andiamo a vedere questo meraviglioso Rolex Milgauss, pari a nuovo, amici miei. Pari a nuovo. Ripeto, mancano 10 minuti alla fine e poi andremo via. E ci daremo appuntamento a domani, domani pomeriggio alle 17. Con ancora tanti orologi, ma adesso, amici miei, guardate che cos'è questo Milgauss per un gentile signore che ne ha fatto richiesta, è praticamente pari al nuovo, è la nostra richiesta di 12,9. €12.900 prezzo finale. Angelo, scusami, poi dobbiamo anche rivedere il Tudor.
12.900 euro. Rivediamo il Tudor Black Bay Chrono. Rivediamo il Black Bay Chrono a 7.000 euro. Il Tudor Royal a soltanto 3.300 euro. E poi il Tudor Black Bay a 3.100 euro, prezzo davvero esclusivo, 3.100 euro per questo Black Bay 41. Signori, qui parliamo di cifre veramente differenti da quelle che stiamo chiedendo, eh. Dimmi, direttore, ma devi essere veloce però. Il Date Just? Ok. Allora Gianni, ti prego, torna indietro. Fammi vedere quel Tudor Royal Day Date 41 a 3.300 euro. Mostrami ancora quel Black Bay velocemente Crono Panda Dial a 6.990. Ancora una volta quel Milgauss straordinario. Quadrante blu, vetro verde, 12.900 il prezzo speciale per voi, amici miei. E poi Rolex Super Sea Dweller 1220 di... Signori, non un Submariner, che oggi il Submariner lo pagate di più, un Sea Dweller a 11.800 euro. 11.800 euro. E poi tanti complimenti, un saluto alla signor Salvatore. Grazie mille Salvatore. Poi Submariner 300, eccolo qua. Submariner 300, eccolo qua. Il prezzo, Gianni? Musica, 11.590. 11.590. Submariner 300, 16.610. E poi Explorer 2, 40 mm. 40 mm. A soltanto 8.990. Confermato il Tudor. Grazie mille caro. Andiamo a vedere il meraviglioso Rolex Datejust 41 mm. Rolex Datejust 41 mm. Bianco, scatole garanzia anno 2017. Prezzo 13.950. 13.950 euro. Signori, gli ultimi 10 minuti vorrei dedicare a un orologio in particolare. A un orologio in particolare, Gianni, fallo vedere. Scusami. Ultimi 10 minuti di rubrica, anche meno, 8 direi. Per valutare una delle più grandi e straordinarie rarità in assoluto. GMT Master 2. GMT Master 2 16710T. Quella T, amico mio, sta per cassa senza fori. Primo dettaglio, secondo dettaglio più visibile, Gianni, la scritta GMT Master 2, quindi col 2 romano, grazie, col 2 romano, è privo delle stanghette orizzontali, vedete? Da lì sticky dial, rarità delle rarità per questo esemplare straordinario. Ma non ho finito, Gianni, perché la cosa più importante che questo orologio vanta e che lo rende veramente quasi unico è il calibro 3186. Per chi non ha dimestichezza con i numeri, è il calibro del Batman. Ciò vale a dire che questo orologio viene realizzato con tutta la parte estetica del più bel GMT Master 2 mai realizzato nella storia e col cuore che pulsa già con spirale in silicio Paracon blu. Quindi vuol dire un orologio che ha una macchina del tempo all'interno stratosferica. Stratosferica. Il livello di questa macchina del tempo è clamorosa, ma, amici miei, pur conservando il livello estetico tra i più belli in assoluto della storia. Provate a fare una ricerca, ne troverete 6 o giù di lì,
nel mondo. Dal 2007 a oggi sono 15 anni che ci occupiamo di alta orologeria. Questo credo sia il terzo esemplare con queste caratteristiche. Non so quanti Daytona Ceramica vi abbiamo mostrato, non so quanti Batman, quanti Pepsi, quanti Daytona Zenith addirittura, Gianni. Di questo, questo è il terzo esemplare in 15 anni. Capite, per me lo stupore di vederlo ancora qui. Un pezzo davvero molto, molto, molto raro. Non costa 25.000, neanche 21, neanche 19, 16.900 euro. E anche qui puoi pagartelo come meglio credi. 16.900 per questo pezzo che rasenta l'unicità. 16.900 per questo pezzo che rasenta l'unicità. Io direi, amici miei, che insieme a questo, che però risulta essere un pochino più impegnativo, come pezzi da non perdere quest'oggi, facendo una selezione cattiva, Gianni, perché faccio un torto a tanti orologi importanti che vi abbiamo mostrato sin da ora, c'è questo Sea Dweller. Angelo, scusami, possiamo rivedere il Tudor Pro? Il Tudor? Pro. Vediamo il Tudor Black Bay Chrono, orologio nuovo di pacca, amici miei, nuovo, completo di tutto, come se tu l'acquistassi nella più bella boutique Tudor, considerando il fatto che non è presente nel 100% dei concessionari Tudor del mondo. Ma bello vero, Gianni. Bello vero. 200 metri di profondità, certificato COSC, quindi cronometro di precisione, alta qualità con calibro di manifattura. Nuovo di pacca, non ha neanche un graffio in quanto orologio nuovo di pacca, ok? 6.990. Andiamo a vedere, Gianni, quel Sea Dweller straordinario. Il signor Giacomo da Milano. Giacomo da Milano, benvenuto. Non ci pensi troppo, Giacomo, perché orologi così li troveremo, eh? Non sarà l'ultimo Tudor Black Bay Panda Dial, ma sono convinto che sotto i 7.000 è l'unico, è l'ultimo. Già si parla di 7.2, 7.3, 7.5, ma soprattutto si parla del fatto che è difficile veramente reperirli. Ad ogni modo, i tre che secondo mio modesto parere, essendo veramente cattivi nella selezione, perché vado a Gianni, vado a, tra virgolette, a scartare, per esempio il nuovo Explorer 2, vado a scartare il Milgauss, altro pezzo al quale tengo molto ed è molto importante, vado a scartare il Submariner 5 cifre, così come il 6 cifre, il 40 mm ceramica, vado a scartare il Deep Sea, Gianni. Però bisogna, Gianni, bisogna essere coerenti con quello che si dice e quello che si pensa. Ci sono orologi da prendere. Ci sono orologi da non perdere. Ieri abbiamo fatto, io dal primo giorno che faccio questo mestiere, amici miei, che uso questo metro, ma ieri ne abbiamo messi 5, Gianni, ne sono rimasti 2. E i 2 che sono rimasti, non ho nessun timore a dirlo, sono questo Explorer e quel Sea Dweller dietro le mie spalle. Il GMT, il Pepsi, costa un pochino rispetto agli altri, perché parliamo di 16.900, ma un orologio che ne vale 21-22 mila tutta la vita,
ammesso che tu riesca a trovarlo con queste caratteristiche, calibro 31-86, lo stesso calibro del Batman. E quindi in assoluto, di fronte a qualunque altro orologio, cioè quell'orologio, vedete, questo GMT è più importante di un Daytona Zenith, non so se ho reso l'idea, perché mentre il Daytona Zenith, Gianni, ha una nascita dell'88 e una fine nel 2020, nel 2000, va bene? Questo è un orologio che trovi solo con queste caratteristiche in questo anno, 2008. Ricordate, 2008, anno da segnarsi, perché diventano transizionali quasi tutti i professionali. Il Submariner, il GMT, perché realizzano, iniziano a realizzare i primi ceramic. L'Explorer 2 stesso, amici miei, questo no, non è quello, però anche quello potremmo trovarlo con il calibro 3186, ci vogliono i soldi veri. Tanti complimenti, un saluto dall'amico Domenico da Portici. Domenico, benvenuto dalla Spagna da Portici. Da noi? Bello, quello io lo reputo proprio l'orologio perfetto, il Sub No Date è stratosferico. Signori, questi a mio modesto parere i tre orologi che in questa trasmissione, ripeto, per quanto riguarda Rolex ho fatto una selezione veramente cattiva, molto cattiva, perché ripeto ho lasciato fuori orologi di grande livello. Non parlo di quello che non è Rolex, quindi Santos di Cartier, Panerai, Omega Moonwatch addirittura, quel Bulgari a 3.300 euro Carbon Gold, il Tudor Royal, o lo stesso Crono. Fai vedere i tre orologi, poi ci salutiamo, dai. Eccoli qua, i tre grandi orologi. Neanche a fare apposta, Gianni, parliamo di 5 cifre per ognuno di essi. 16710, Sticky Dial, Paracon Bleu, Cassa senza fori. 16600, Sea Dweller, 1200 metri di profondità. Explorer 2, 16570, 11.8 per il Sea Dweller, 8.990 euro per l'Explorer 2, 8.990. Poi mi dice Angelo, io no, a me non piace il 40 mm, io qua ho il 42, fallo vedere, io fai vedere il mio faccione, fai vedere l'orologio, ho anche il 42, scusa, ho sbagliato lato, come al solito. Ho anche il 42. Scegli tu. Ma quale venditore con i due orologi a disposizione? Questo nuovo, questo invece non è nuovo perché è un 2005. Ok? Uno costa 11,5, 11,8. L'altro costa un tozzo di pane. Quale venditore ti consiglierebbe questo? Dimmelo! Domani che giorno è, Gianni? Mercoledì. Sempre mercoledì. Signori, mercoledì e domani, giusto? Se oggi è martedì, domani è mercoledì. Mercoledì, domani, ore 17, saremo lieti, ben lieti di accogliervi ancora dalle 17 alle 21 sul 124, 871 e i vari social. Signori, con grande voglia e con grandi novità, come al solito, come tutti i giorni e come sempre, vi racconto, c'è sempre un buon motivo per seguire Chiosone Luxury Watches. Domani più di ieri, è vero o no? Nino D'Angelo diceva così. Grazie mille a tutti quanti voi, grazie per averci preferito, ci vediamo domani alle ore 17, buon proseguimento di serata.
dal 1 marzo in onda solo su